Buonasera a tutti. Invito i consiglieri a prendere postazione e si procede con l'appello. Dottoressa Cruso. Buonasera a tutti. Del Ghingaro. Amadei. Angelini. Banducci. Giampaoli. Massei, Matteucci, Orsi, Paradisi, Pisani, Raffanti, Rocchi, Scatena, Sodini, Del Sarto, De Vincente, Panebianco, Biagini, Cecchini, Bartolomei, Cervelli, Lazzareschi, Lencioni, Lucchesi, Masini, Zappia, Ceccarelli, Frediani, Rontani, Menconi, Rosi, Bove, Ghilardi, Menesini, Paoli, Pizza, Vellutini. Bene, in conferenza capigruppo abbiamo concordato di iniziare prima con le interrogazioni e di fare un'ora di interrogazioni, visto che ne abbiamo diverse. Siccome ho due consiglieri che hanno, nella maggioranza, hanno per motivi di lavoro necessità di assentarsi a una certa ora, se siete d'accordo io farei subito le interrogazioni chiedendo all'opposizione poi di mantenerci il numero legale per permetterci di portare avanti le delibere, perché appunto questi due consiglieri si devono poi assentare. Va bene, però insomma tanto vediamo che ci siamo. D'accordo? Allora, le interrogazioni che qui vediamo indicate in risposta sindaco giunta comunale, abbiamo l'assessore Ghilardi che è stato incaricato che può porre le risposte a tutte le interrogazioni. Prima avevo visto il consigliere Zappia, vedo che la prima interrogazione è la sua. Lo invito a prendere posizione. La prima interpellanza presentata relativa a ristrutturazione Artemisia in località Tassignano. Zappia, scusa un attimo, mi chiedeva Ghilardi un attimo la parola. Gliela passo un secondo e poi la passo a te. No, dicevo questo, cioè siccome il sindaco non è che non viene, ma ha detto che aveva un impegno ma viene un pochino più tardi. Menesini invece purtroppo non ci può essere, perciò mi avrebbero incaricato di rispondere a me. Perciò voglio dire, se i consiglieri sono d'accordo, a quelle che sono in grado di rispondere, risponderò io. Comunque dicevo, dopo il sindaco viene, sicché si potrebbe anche eventualmente, come dire, fare prima le pratiche, dopo se volete il sindaco, cioè il sindaco viene e vi può rispondere lui. Io comunque sono qui, siccome l'impegno coi capigruppo era quello di dedicare un'ora a interrogazioni e interpellanze, diciamo per quelle degli assessori assenti, insomma non tutte, ma perché ce ne sono alcune insomma, che un po' complicate, che bene che rispondono loro, insomma sulla stragrande maggioranza diciamo mi sono un pochino documentato o mi sono informato da loro, sarei in grado anch'io di rispondere. Decidete voi che cosa volete fare, se volete aspettare tra un'oretta e mezzo dovrebbe arrivare il sindaco. Come volete, io comunque sono a disposizione. Zappia. Scusa. Sì, buon pomeriggio a tutti. Questa è un'interpellanza presentata il 1 giugno del 2012, cioè 13 mesi, 14 mesi che... per rispondere a un'interpellanza.
3-4-5 fa il sindaco su questa interpellanza mi aveva detto che si preparava e poi mi rispondeva. Poi sono passati altri 2-3-4 consigli, visto che non mi aveva risposto, ho fatto presente più volte di queste interpellanze, insomma, che passano mesi e mesi, che poi svanisce pure il discorso, perché magari alcune cose vengono pure fatte, distolte, eccetera, eccetera. Però poi mi aveva detto che mi faceva fare anche un'interpellanza scritta, cioè voglio dire, sono passati 14 mesi. Ora io naturalmente preferisco che mi rispondi tu, perché a questo punto, cioè, io non voglio far passare altro tempo per inutilmente, sempre ogni volta a rivedere per l'interpellanza. E naturalmente sollecito un attimino il Consiglio, soprattutto il Presidente del Consiglio, cioè queste interpellanze, insomma, ripeto, ma interpellanze in genere che vengono per cortesia discusse, se no veramente si violano le norme del dialogo, della democrazia, e se no che ci stiamo a fare qua? La nostra funzione qual è? Cioè è quella comunque di mettere in discussione, su un tavolo delle discussioni, e appunto vedere come sono le cose per far andare meglio il Consiglio. Grazie. Sì, io la prese. Sì. L'interpellanza. Appunto, è l'oggetto della ristrutturazione di Artemisia in località Tassignano. Vista la conclusione dei lavori eseguiti per la ristrutturazione di Artemisia in località Tassignano, il sottoscritto Zappia Bruno, consigliere comunale del PDL, interroga il sindaco e la giunta comunale per conoscere quanto segue. Quanto è costata la ristrutturazione di Artemisia in località Tassignano? Se il progetto a suo tempo realizzato e approvato dall'amministrazione comunale è stato rispettato? Grazie. Assessore Ghilardi. Allora, il progetto di ristrutturazione dell'ex mattaccio, attuale sede della biblioteca, nonché Artemisia, è stato realizzato in 4 lotti per una spesa complessiva di 1.021.835. 1.021.835, di cui la Regione Toscana ha dato un contributo di 359.000 euro e la Fondazione Casa di Risparmio di Lucca un contributo di 160.000 euro. Perciò all'amministrazione è costata, diciamo, neanche 500.000 euro. Complessivamente, no? Perché 359, 160 sono 4,50, 6,50, 400, sì. Questo è quanto rispetto alla prima domanda. Rispetto alla seconda, e ci mancherebbe che i progetti approvati dall'amministrazione, voglio dire, hanno poi un direttore dei lavori, un responsabile del procedimento, non fossero portati a termine così come approvati. Sarebbero delle cose difformi, perciò io non posso che confermare che il progetto è stato realizzato come era stato approvato dall'amministrazione, con le varie varianti che si sono succedute chiaramente nel tempo. Consigliere. Queste varianti poi hanno avuto dei costi? I 4 lotti in tutto, il totale è stato speso 1.021.000 euro? 835, di cui la Regione 359 e la Cassa di Risparmio 160. Sì, il totale del Comune è circa 500.000 euro di investimento.
Anche questa, come al solito, mi sembra una spesa eccessiva, quando è stato fatto anche il supercinema, praticamente si sono fatti due cose gemelle dove la funzionalità è approssimativa, anzi forse sembra che sia Arte che Artemisia non sono conforme. E spendere queste cifre per il comune, che sembra che siano noccioline ogni volta quando si parla di spesa, e poi che magari non hanno l'efficienza o l'efficacia che dovrebbero essere sul territorio. Comunque non accetto quello che ha detto l'assessore. Volevo chiedere questo, quanto sono stati spesi, e mi sembra insomma una cifra sempre esagerata. Per la ristrutturazione poi. Grazie. Allora, passiamo alla 123, ancora Zappia, varie problematiche in via Martiri Lunatesi. Ancora una volta sottolineo l'inefficienza di questa amministrazione, naturalmente in capo sia al sindaco che al presidente del consiglio. È stata presentata, questa è la seconda volta che viene presentata, l'oggetto è varie problematiche in via Martiri Lunatesi. Con la presente si intende interrogare il sindaco e codesta amministrazione a proposito della situazione in cui versa via Martiri Lunatesi. Chiedo che i dislivelli causati da griglie e tombini presenti in via Martiri Lunatesi siano portati allo stesso livello del manto stradale. L'illuminazione, oltre ad essere carente, quando piove rimane al buio, con la diminuzione della sicurezza per le abitazioni. I marciapiedi sono privi di manutenzione e pulizie, per non parlare poi dell'insufficienza di spazi ricreativi. La nuova rotatoria non c'è il marciapiede, per andare in via del Pelo bisogna fare tutto il giro della rotatoria. Si chiede se l'amministrazione comunale abbia intenzione di cominciare a risolvere le problematiche sovraesposte. Questa è la seconda interpellanza presentata da me, la prima in data 03/12/2009. Se per cortesia, ho finito, grazie. Se per cortesia comunque in 3, 4, 5 anni non vengono ripetute sempre le solite interpellanze, perché va bene, si fa e poi non si fa mai. Se per cortesia si vuole rispondere con obiettività, anche perché ci sono, ma per rispetto dei cittadini, anche perché veramente via Martiri Lunatesi, quando piove un giorno sì e l'altro pure, le luci rimangono sempre spenti. Cioè si cammina, le strade sono una groviera, sia per la sicurezza. Meno male che alla fine della piscina, dopo tanto, si è risolto il problema dell'illuminazione. Però così versa tutto il paese in queste condizioni. C'è un degrado, è una cosa vergognosa veramente. Voi vi vantate così tanti ad essere gli special number one della politica mondiale, però la gente li vede queste cose. Assessore Ghilardi. Sì, torno un attimo su quella di prima, visto che ho la parola, perché è assolutamente non vero il fatto che Artemisia sia un doppione di Arte. È tutta una cosa completamente diversa. È una biblioteca, tra l'altro, dove ci vanno tantissime persone, l'altro è un piccolo cinema-teatro. Tra l'altro c'è da dire che con questo intervento, che Zappia dice che è costato troppo, a me sinceramente non sembra che sia costato troppo, visto quello che dà ai nostri cittadini. Fatelo raccontare dalla tua signora domenica sera, che ha in maniera egregia diretto i bimbi della media di Camigliano, il coro bianco della media di Camigliano e di Capannori, in maniera, gli ho fatto anche i complimenti, come lei ti ha detto, e non sapevo che era tua moglie, e comunque non ho problemi a ribadire che è stata molto brava a mettere insieme oltre 60 bambini su quel palco, che è stato uno spettacolo all'interno, non solo quello, ma poi anche le corali che c'erano dopo. Uno spazio così dove potevamo averlo,
in una villa pagandolo, invece lì l'abbiamo a gratis e non solo, risparmiando 58.000 euro l'anno di affitto sulla sede inadeguata che avevamo prima al centro, era al centro di Capannori, però molto più inadeguata, con strutture molto inferiori rispetto a quello che è quel bellissimo parco con dentro tutto quello che c'è. Ma tralasciato questo, vengo invece all'interrogazione che tu ponevi rispetto alla via Martiri Lunatesi. Una cosa già l'hai detta tu, nel senso che l'illuminazione, mi avevano detto anche a me l'assessore Menesini, che è stato superato il problema, come così pure verrà superato il problema che avevi posto quando io ero assessore ai lavori pubblici della mancanza di marciapiedi sul lato, diciamo, destro, cioè verso la via del Casalino. Adesso con la sistemazione di via del Casalino, con la realizzazione del marciapiede, della pista ciclabile, verrà fatto anche quel collegamento. D'altra parte prima non c'era, il marciapiede si interrompeva lì dove era prima la SNAI e non c'era, perciò non è stato prolungato e fatto nemmeno dalla parte, diciamo, destra. È stato fatto un attraversamento alla parte sinistra, è stato tolto anche tutti gli scalini, adeguando tutto il percorso dal comune fino alla scuola, anche per i portatori di handicap, nel senso andando a realizzare appunto un percorso. Ce n'è due, però uno era a posto. Ora con l'intervento che faremo, appunto col progetto già approvato dalla giunta comunale entro, mi sembra, quest'estate, si verrà sistemato il tratto dalla rotonda, questa qui esistente, con la futura rotonda sulla via Pesciatina, in modo che verrà risolto anche questo problema che giustamente tu avevi posto già da tempo. L'altra questione dei cosiddetti, cioè la velocità, il problema mi ha detto l'assessore Menesini che sono in fase di definizione anche questa ulteriore cosa, però mi pare che su tre questioni, no, due sono già state risolte, o comunque in fase di una risolta, una in fase di risoluzione, e la terza la stanno studiando. Questo è quanto. E mi sembra che non è, anche se è da tempo che aspettavi la risposta, ma mi pare che la risposta va nel senso delle richieste dei cittadini che tu rappresenti. Zappia. Ma io sono ottimista, meglio tardi che mai. Sono comunque delle interpellanze presentate nel 2009. E naturalmente, come si fa a non fare polemica su queste cose importanti? Sono trascorsi 4 anni e ancora all'orizzonte, insomma, ci sono sempre progetti. Naturalmente non sono molto soddisfatto della risposta, ecco. Cervelli. Interrogazione relativa ad Arte. Allora, la data di questa interrogazione è del 26 marzo, è importante perché era proprio nel momento in cui Arte venne chiusa. Ecco perché a volte, sì, saltando dei mesi, l'interrogazione perde un po' anche di importanza, no? Perché è lì per lì che si fanno le interrogazioni, perché in quel momento si è verificata una certa storia che non ci è piaciuta. Quindi la presento comunque volentieri, anche perché vorrei capire allo stato di oggi che cosa c'è, quali sono le novità. Interrogazione su Arte. Verificato quanto scritto sui quotidiani di questi giorni a proposito dell'avvenuta chiusura di Arte, viste le diverse versioni riportate sulle cause non chiare e preso atto che una serie di telefonate ai dirigenti comunali ritenuti competenti non ha risolto le perplessità sulla causa ufficiale di guasti tecnici dovuti alle piogge di questi giorni, interrogo la signoria vostra per sapere: 1. Se ci siano delle documentazioni tecnicamente idonee ad imporre la necessità di questa chiusura. 2. Se è temporanea, come si afferma, quanto tempo durerà. 3. Quali soggetti abbiano preparato tali documenti. 4. Come tutto questo si giustifichi su una struttura che è stata inaugurata da poco più di un anno, con forti spese dell'ente.
Poi aggiungo, io nel frattempo ho avuto della documentazione e prima che, non lo so se mi risponde Ghilardi, così almeno abbiamo... Infatti vedevo solo Ghilardi. Naturalmente mi sono rivolta agli uffici, mi sono rivolta ai dirigenti competenti in questa materia e dall'ufficio ho ricevuto il verbale, no? della commissione di vigilanza sui locali di questo pubblico di questa sede di pubblico spettacolo e naturalmente vi leggo e si commenta da solo. Al quinto punto la commissione naturalmente dà delle prescrizioni perché la situazione appare alquanto strana, diciamo così. Dovrà essere completato il fissaggio delle sedie a terra. Prima del rilascio della licenza di agibilità dovrà essere prodotto il piano di sicurezza e il piano di emergenza antincendio. La data di questa commissione è 21 dicembre 2012. Naturalmente l'inaugurazione avvenne a gennaio del 2012, mi pare, perché poi ci facemmo il consiglio comunale sulla festa della regione o qualcosa, insomma mi pare di ricordarmi quella data. Durante lo svolgimento degli spettacoli dovranno essere rispettate le limitazioni, le condizioni, eccetera. E poi, prima del rilascio della licenza di agibilità, dovrà essere prodotto il collaudo statico dell'edificio e dell'impianto elettrico. Pertanto, la conclusione della commissione. La commissione non è in grado di esprimere alcun parere. Dicembre 2012, non è che parlo... Allora, io mi sono permessa di chiedere a un dirigente se tutto questo... insomma, era sempre lì, se erano state fatte delle modifiche, se erano stati fatti degli interventi. Il dirigente mi ha semplicemente detto che delle problematiche di Arte aveva riferito all'assessore Ghilardi, che è stato incaricato dal sindaco di seguire la cosa. Lo stesso assessore, dice, si sta già confrontando quotidianamente con il servizio delle politiche per la qualità urbana, la valorizzazione, la partecipazione ed ha provveduto a nominare in qualità di RUP l'architetto, eccetera. Non voglio fare nomi perché naturalmente non mi interessa di farli. E, questo però dirigente era anche responsabile della commissione di cui vi ho letto il verbale. Allora mi sono cascate le braccia e ho detto: in questa amministrazione si fanno volentieri tante inaugurazioni, ma se le inaugurazioni le dobbiamo fare in questa maniera bisognerebbe starci molto attenti. Nel frattempo abbiamo visto che il tetto artistico di questa Arte, che si apriva e si chiudeva eccetera eccetera, non funziona, ma nel frattempo è fallita anche la ditta, per cui non si sa più come rimediarla. Allora questo fatto secondo me sono fatti gravi, perché qui si sta parlando di denaro pubblico, perché Arte è stata fatta con il denaro anche di tutti i cittadini. E allora mi viene un po' da preoccuparmi e dico: ma chi ha seguito i lavori? Chi ha dato il via? Come mai si sono inaugurate queste stabili senza avere l'agibilità, il collaudo, eccetera? Mi viene da chiedere se Artemisia, prima il mio collega faceva l'interrogazione su un'Artemisia e credeva alla cifra, chiedeva. Io chiederei un'altra cosa che mi interesserebbe di più. Ma Artemisia è tutto a posto? Ci sono i collaudi, c'è l'agibilità, ci sono tutto a posto sull'antincendio? Cioè, perché veramente mi trovo un po' così, senza parole. E anche voi consiglieri di maggioranza, lo so che dovete appoggiare la vostra maggioranza, ma dovete anche guardare se la vostra maggioranza, insomma, voglio dire, queste cose le segue bene o no. E quindi mi dispiace e vorrei anche sapere, capire se questa struttura ad oggi
è sempre allo stesso modo di quando l'abbiamo vista chiudere, oppure è successo qualcosa. Grazie. Assessore Ghilardi. Dicevo, di questo argomento è stato oggetto anche di una discussione abbastanza approfondita anche nella Commissione Controllo e Garanzia, che siamo stati chiamati il sottoscritto insieme col responsabile del procedimento, che si può dire perché sono atti pubblici, l'architetto Modena, l'attuale responsabile del procedimento per quanto riguarda appunto i lavori in corso da fare ad Arte. E io partirei un po' da lontano, ma non per discorrere molto, lo sapete, sono uno che parlo poco, però le cose stanno così, tra l'altro da un punto di vista politico, perché no, le responsabilità ci sono di carattere politico, poi chiaramente ci sono delle cose da verificare anche da un punto di vista tecnico, e dopo poi dirò qualcosa anche rispetto a questo. Diciamo, quando fu deciso di ristrutturare, dopo 30 anni di chiusura, di abbandono e di crolli, quel rudere che era diventato l'ex Sumercibina di Capannori, fu pensato da questa amministrazione, anzi da quella precedente, perché eravamo nell'altro mandato, come il recupero di uno spazio pubblico con una piazza che si poteva chiudere appunto pigiando un tasto, però una piazza dove era possibile eventualmente fare anche degli spettacoli, era una piazza con del verde, tant'è vero che ci sono tuttora dei gelsomini tutto intorno, anche il palco stesso era stato pensato, il progetto, se vi ricordate, è stato per qualche mese esposto fuori come un teatro di verzura, cioè il palco, perché non era semplice chiaramente recuperarlo. Così era stato pensato, così era il progetto originario, così è stato fatto l'affidamento, quando è stato fatto il consolidamento statico della struttura, no? Perché la prima parte fu questa, cioè la messa in sicurezza da un punto di vista statico con tutta una costruzione di cemento armato all'altezza, perché insomma era una struttura molto alta, insomma aveva esigenza di queste cose anche rispetto alla costruzione, che era abbastanza vecchia. Poi tra il primo e il secondo lotto, voglio dire, quando si è visto che c'era la possibilità di avere uno spazio importante, uno spazio che poteva essere utilizzato non tanto come una piazza all'aperto dove qualche volta fare le manifestazioni, ma appunto c'è stata una metamorfosi e una trasformazione da una piazza che si poteva coprire e poterci fare degli spettacoli o comunque un luogo di incontro, ma trasformandola, come dicevo prima, in un piccolo teatro e sala di proiezione, come è stata per diversi mesi. E chiaramente non è facile sempre, no? Andare, non è facile mai portare in fondo dei progetti come li pensiamo, perché appunto sono delle cose che uno le pensa, poi mano a mano, perlomeno non so se voi avete avuto la fortuna o la sfortuna di fare casa, no? Quando il progetto si parte, poi chiaramente anche se si può portare a fondo uguale come l'abbiamo pensato, non è sempre così semplice, gli inconvenienti ci vengono, in particolare quando si ristruttura delle cose. Qui a maggior ragione abbiamo detto, avevamo una bicicletta, facciamo almeno una motocicletta, no? Insomma, e i problemi sono venuti fuori. Poi la questione principale è quella che tu dicevi, nel senso che la ditta è fallita, come dicevi tu, quella che ha realizzato la struttura telescopica che si apriva con la realizzazione del motore e tutte queste cose, perciò la cosa non è più andata avanti, cioè non è più stato possibile materialmente trovare qualcuno che era in grado di poter utilizzare quell'edificio per quel fine. Con le piogge intense di questo inverno, con problemi di infiltrazione e di difficoltà,
che potevano creare problematicità agli spettatori che andavano dentro, è stato deciso di sospendere la proiezione dei film e gli spettacoli, che ancora c'era il cartellone, addirittura doveva venire Benvenuti in quei giorni, no, uno dei maggiori, e è stato deciso di chiudere per intervenire su queste carenze che si sono riscontrate. E tu dici responsabilità. Io, dal giorno che è stata chiusa, che il sindaco mi ha chiamato e mi ha detto che mi dovevo io in qualche modo seguire da un punto di vista di assessorato, voglio dire, no? Tra l'altro così, non è che mi ha dato una delega, ma te la senti. E la prima riunione che feci, come ti dice appunto il dirigente, che forse ti doveva rispondere in un altro modo, ma quello, voglio dire, non te lo dico io, no? Però concordo con te, quando ho letto sul giornale che ti dovevi rivolgere a me, insomma, io sono un po' sprofondato, però di quello che devo fare, faccio ammenda, però voglio dire, un dirigente di questo comune, non è che, insomma, se eravamo in un altro ente, forse puntini, ma insomma, che devo fare? Così ha detto. Però io sono qui a risponderti, chiaramente per le cose di cui sono in grado di risponderti. Dicevo, la prima riunione che feci col dirigente, con il responsabile del procedimento e col direttore, che è accanto e mi sente, io ho detto, io mi occupo, perché anche il sindaco vuole le cose che tu chiedevi a me, cioè perché è stato possibile, se ci sono problemi, perché a un anno neanche dall'inaugurazione, le stesse cose che mi ha detto, che dici te, ce le siamo chiesti anche noi. E io di questo ho chiesto al direttore, cioè io mi interessa di riaprire il cinema, il Supercinema, Arte, e mi sto impegnando, e ora dopo ci vengo, no? Su quello che stiamo facendo. Sull'altra cosa, voglio dire, non è una cosa di carattere politico, ho detto al direttore, insomma, vedi tu, tra l'altro in questo passaggio che c'è stato, no, di consegne tra un dirigente e un responsabile del procedimento, cioè è cambiato anche tutta la struttura, però insomma, queste sono cose che, se c'è degli errori che sono stati compiuti, io credo che si vedano oggi, ma si vedano anche fra 6 mesi, perciò io mi sono voluto concentrare sul fatto di ridare alla cittadinanza di Capannori una struttura agibile e importante quanto prima, come quello di Capannori. A che punto siamo oggi? Siamo al punto che questi interventi sono stati quantificati, si sta anche chiaramente pensando chiaramente di togliere i gelsomini, perché visto che la struttura non si può più aprire, non è opportuno tenerli lì, perché già l'anno scorso creavano problemi, perché insomma in questo periodo che sono fioriti, no? E poi insomma non è facile tenerli, c'era tutto un impianto di irrigazione, insomma anche questi verranno tolti e portati in un luogo sempre pubblico chiaramente e fruibili e poi verranno appunto sistemate le problematiche di infiltrazione con delle scostaline, con delle stuccature migliori che non consentono più di avere queste infiltrazioni di acqua. E nel frattempo, visto che si era riscontrato problemi anche di insonorizzazione, perché appunto quando era stata pensata, come vi ho detto prima, era stata pensata in un altro modo, abbiamo anche dei preventivi e stiamo definendo il progetto anche per rendere da un punto di vista acustico migliore questa struttura, oltre che eliminare le problematicità che tu hai detto e che in qualche modo aveva evidenziato, anche oltre a quelle di infiltrazione, anche le altre che evidenziava la Commissione, che la Commissione chiedeva se erano risolte o da risolvere. E dicevo, credo di poter dire, come ho già avuto modo di dire sia alla Commissione che anche con comunicati, non direttamente io, alla stampa, che per la prossima stagione autunnale Arte sarà riaperto e mi sento di dire in condizioni senz'altro migliori anche di quello che era prima, perché dicevo anche da un punto di vista acustico sarà migliorata con delle pannellature laterali che con una ditta che ci garantisce, perlomeno che ci ha fatto uno studio, ma che ci dà anche delle garanzie rispetto al lavoro che vogliamo fare in questo frattempo, vista la chiusura forzata dovuta appunto a questi problemi. Stiamo anche vedendo, però quella una soluzione definitiva non c'è ancora,
il fatto di avere una sorta di copertura, anche se c'era all'inizio un'idea di mettere dei teli oscuranti, ma non avrebbe consentito il completo oscuramento. Allora si sta vedendo, però c'è delle soluzioni che ancora non ci soddisfano, cioè una copertura al di sopra, cioè una sorta, come lo dico per capirci, una sorta di avvolgibile da mettere sopra il tetto, che consentirebbe sia l'oscuramento da una parte, però consentirebbe anche di rendere fresca, più fresca la cosa, perché d'estate chiaramente con tutta quella vetrace, insomma, non è semplice stare lì dentro, col fatto che non è più possibile aprirla come era stata pensata all'inizio, che appunto ci sarebbe stata questa ventilazione. Perciò le cose appunto stanno così. I lavori sono iniziati, la prossima settimana è stato tolto tutto quello che c'era, le sedie, chiaramente per poter lavorare, la prossima settimana verrà montato il ponte, inizieranno i lavori di sistemazione, di stuccatura. Nel frattempo definiremo gli aspetti con questa ditta per l'insonorizzazione e mi sento di dire che appunto settembre-ottobre saremo pronti per la stagione prossima cinematografica e teatrale, spero di, anche perché erano rimasti degli spettacoli che sono stati rinviati. Mi sembra di non essermi dimenticato niente. Comunque sono qua. Cervelli. Sì. Assessore Ghilardi, io ti voglio dire una cosa. Al di là dei Gelsomini che mi piacciono tanto e che li amo parecchio, ma quando io ho fatto l'articolo sul giornale su Arte, mi sembra che di ricordare bene quello che ho scritto, per cui non ho mai accusato nessun politico. A partire dal sindaco, perché io ho sempre visto la politica fatta così. Da una parte ci sono i politici che devono scegliere i loro progetti, dall'altra ci sono i tecnici che sono i nostri dirigenti, che paghiamo, è chiaro? Allora, quando la parte politica ha fatto il progetto e ha scelto di fare quel progetto, esempio su Arte, è chiaro che poi diventa un iter tutto tecnico, no? Ma qui c'è un problema. Noi si parla, tra virgolette, apro una parentesi, all'interno del discorso e del ragionamento, di spreco, si parla sempre di spreco di denaro pubblico. Allora, lo spreco di denaro pubblico a volte è sotto tante forme, non è soltanto quello che intendiamo con le macchine blu o con le cose. Qui c'è uno spreco di denaro pubblico, a mio parere. Perché? Non per colpa, io non voglio dare la colpa alla parte politica, ma la parte politica è responsabile in quanto i suoi dirigenti non li può semplicemente premiare dando la produttività se queste cose non le hanno raggiunte, se gli obiettivi non li hanno raggiunti. E allora siccome qui c'è stato un danno per il comune e per la comunità di Capannori, questi dirigenti che avevano il compito e il ruolo, e siccome sono pagati, devono pagare qualcosa. Quindi la produttività, a mio parere, non gli va data. Io non so neanche chi sono i responsabili di questi progetti, ma chi doveva seguire le varie vicende di questi progetti doveva rendere noto a voi. Io voglio pensare che voi, politici della Giunta, non arrivate a conoscenza di questo fatto, per cui per voi era tutto a posto e si è inaugurato Arte. Ma quando la Commissione parla così e dentro la Commissione c'è un dirigente che sa benissimo di cosa si sta parlando, allora io dico che bisogna stare attenti, perché qui non è una casa, come ti hai detto, hai fatto l'esempio della casa, la casa privata è un conto, perché qui è una cosa pubblica, è una struttura pubblica e il denaro è pubblico. E allora io voglio dire, non possiamo continuare a tacere di dire che si premiano lo stesso a prescindere da tutto, perché in fondo l'anno c'è una produttività da dividere. La produttività allora non si divide, si accantona per farci qualcosa di più importante, perché qui è stato fatto un danno alla comunità di Capannori. Quindi, te mi hai detto che di nuovo c'è una ditta, un'azienda, che farà un altro progetto e ci saranno degli altri soldi. Allora ti domando, quanti soldi costerà ancora questa struttura? E mi domando, se tutto era stato fatto bene, seguito bene, c'era bisogno di altri soldi? Forse no.
queste sono le riflessioni. Io non faccio un attacco politico, però io dico che chi governa il comune deve anche pensare che intorno a lui ci sono delle persone pagate dai cittadini che devono fare e espletare il loro lavoro, e se non lo fanno qualcuno ci deve pensare. Scusa, Cervelli, quindi ti dichiari la tua dichiarazione finale? Vuoi la dichiarazione finale? Io voglio dire, porto rispetto a Ghilardi, perché Ghilardi è l'ultimo tassello di una lunga storia. Ma quello che ho detto non è che non mi ha... Cioè, Ghilardi ha risposto come ha potuto, si è impiccato sugli specchi come ha potuto, perché giustamente, dico, è arrivato in una situazione già fatta. Sul tetto, che però bisogna stare attento perché so casca. Però voglio dire, c'è ben altro da vedere in questo comune, c'è ben altro da scoprire secondo il mio modesto punto di vista, hai capito? Io lo voglio dire, non è un attacco perché la politica di Capannori è fatta male, no, dico, vogliamo riflettere su questo? Quindi non è che mi sento soddisfatta, è chiaro che è chiaro che non mi posso sentire soddisfatta perché intanto questa struttura è stata interrotta, tutte le attività eccetera eccetera, il bel giardino d'inverno, chiamatelo come vi pare, io non critico il progetto di quello che è venuto, che tra l'altro a me è piaciuto e quindi ci sono stata eccetera, non critico quello, critico tutto quello che è successo, il perché è successo, e se c'è stata fra voi, con la giunta eccetera, un minimo di riflessioni su chi doveva fare che cosa e non ha fatto. Questo è il punto fondamentale di una della storia. Durante la mia risposta mi sembrava che l'avevo detto, comunque lo ridico così in maniera concisa. Io, da quando il sindaco mi ha incaricato, scusate, mi alzo perché mi sembra irrispettoso, di seguire questa cosa, che subito ho detto convocare una riunione con i vari responsabili, compreso il direttore, no, del nostro ente, io mi sono concentrato sul fatto di riaprire quanto prima la struttura e non mi sono, cioè mi sono posto anche il problema delle responsabilità che tu dici e ho detto, io personalmente non è un compito mio, ma è un compito tuo, che lei è andata via ora, poi facci sapere a chi dobbiamo portare il conto, quelle cose che tu adesso dicevi. Cioè questa cosa, ancora la risposta io non l'ho ricevuta, ma l'attendo e penso che quanto prima arriverà. Cioè non è che non ce lo siamo posti, ce lo siamo posti anche noi, in primis, anche noi amministratori. Il sindaco, ti ho detto, mi diede due mandati, quello di riaprire a te e quello delle responsabilità. Io al sindaco ho detto, io mi concentro sul fatto di riaprire, sulle altre c'è delle competenze, c'è un direttore generale, se le cose non funzionano in un comune credo che sia il direttore che debba verificare, non è un compito dell'assessore, l'assessore chiede spiegazioni, attendo ancora spiegazioni, credo che quanto prima arriveranno, come dicevo prima, il problema per me non è di averle 3 mesi prima o 3 mesi dopo le spiegazioni, invece riaprire a te 3 mesi prima o 3 mesi dopo per me è un problema, perché se si riapre a ottobre facciamo la prossima stagione di prosa e teatrale, se si apre a gennaio risalta anche quest'anno, perciò io ho fatto questa distinzione, perciò se c'è una critica da fare è rispetto a questa, però credo che la risposta la stiamo aspettando e credo che arriverà, non so se sono stato, l'avevo detto anche prima, ma forse... Bene, passiamo oltre. Successiva interrogazione Angelini, interpellanza relativa alle cause che ostacolano l'apertura della scuola materna di Lammari. Ho fatto questa interpellanza per ragioni del tutto diverse da quanto è stato esposto finora dai consiglieri dell'opposizione. E sono orgoglioso di poterlo dire perché ho potuto verificare che relativamente alla scuola materna di Lammari sono state fatte tutte le operazioni relative al progetto stabilito, nonostante le difficoltà che sono avvenute nel percorso dei lavori, anche qui ci sono stati problemi con la ditta
che ha subito un fallimento. Che guardate, è un problema quello delle ditte edili, è un problema per quello che posso conoscere anche il settore, che quest'anno è stato veramente drammatico e è dovuto in gran parte alla crisi economica. E quindi non c'è da stupirsi se il Comune, facendo diversi investimenti, poi si trova sulla sua strada di fronte a problemi di aziende che appunto devono in qualche modo abbandonare il campo, e questo dispiace senz'altro. Però mi pare di poter dire, per quello che conosco, che l'amministrazione comunale ha risposto bene e siamo giunti alla conclusione di tutto quanto era previsto, e su sollecitazione di alcuni cittadini sono venuto in comune a capire come mai non si inaugurava la scuola materna di Lammari, essendo pronta per quello che mi risultava in tutti i suoi aspetti. E purtroppo mi sono sentito rimpallare da una parte all'altra senza avere chiarimenti rispetto a quanto stavo chiedendo, cioè i motivi per cui non veniva aperta, se c'erano delle problematiche. E purtroppo anch'io ho subito lo stesso percorso di altri consiglieri, e su questo mi dispiace, però voglio dire, è una dimostrazione che non c'è stata neanche qui una posizione diversa tra maggioranza ed opposizione. Io ho chiesto alla segreteria del sindaco, al capo di gabinetto, del problema, mi è stato giustamente detto di andare dal dirigente, sono andato dal dirigente, mi è stato detto di andare al funzionario, sono andato al funzionario, mi è stato detto di andare dall'assessore. A quel punto ho preso carta e penna e ho detto no, siccome io credo che i consiglieri comunali abbiano diritto di avere la documentazione dai dirigenti, il dirigente mi deve dare la documentazione. E per questo ho fatto questa interrogazione prevalentemente. Per cui non ho granché da rivendicare, anche perché poi ho capito i motivi che impedivano l'inaugurazione della scuola, e a quel che mi risulta appunto mancavano dei documenti semplicemente, e una piccola parte di intervento tutto esterno che poteva essere fatto in qualsiasi momento, e però l'assenza di documenti che venivano sollevati anche in altre strutture del genere, oggi come oggi impedisce l'apertura di una scuola, come l'apertura di un cinema, come l'apertura di una biblioteca. E quindi bisogna assolutamente che questa burocrazia venga meno, perché altrimenti un comune, anche come il nostro in questo caso, ha fatto bene tutto, però la burocrazia lo blocca e quindi ci vanno a rimettere poi i cittadini e gli utenti. Quindi ho chiesto all'assessore, che all'epoca era l'assessore Quilici, se mi rispondeva, e quindi se oggi mi può rispondere l'assessore Ghilardi, a me va benissimo lo stesso, e così posso valutare quello che mi viene detto e quindi poi replicare. L'ultima parte era quella, no, se mi rispondi, perché io ho fatto un'indagine, quindi ho fatto un'indagine perché poi si prolungavano anche i tempi della risposta, perché devo rispondere ai cittadini in qualche modo, no? Per cui se oggi mi viene confermato che l'indagine che ho fatto è la risposta giusta, domani mattina prendo carta e penna e scrivo sui giornali o comunico ai cittadini che la responsabilità della non apertura della scuola nei tempi stabiliti è dovuta a questo. Io sono d'accordo, lo dico subito, che l'apertura della scuola deve essere fatta quando è possibile utilizzarla e non prima per mettersi i fiocchetti qui. Assessore.
No, io c'ho da aggiungere ben poco a quello che diceva Angelini. Voglio dire spezzare una lancia rispetto, perché prima ho detto rispetto alle responsabilità eventuali che ci possono essere nelle inadempienze e nelle cose che si dicevano prima rispetto a te, ma anche rispetto a altre cose. Va detto, cioè, ora io non è che voglio difendere, perché chiaramente quando un consigliere chiede documenti è un suo diritto avere documenti, perciò voglio dire, se il dirigente, pur essendo nuovo, se il responsabile del procedimento, pur essendo nuovo, questo forse può andare, no, a loro, però voglio dire, se uno ti chiede un documento lo cerchi, lo dai al consigliere. Perciò sulle cause sono un po' quelle che dicevi te. Io sul fatto, insomma, del tappetino, forse è meglio se c'è, perché insomma se c'è un tappetino, se nel progetto c'era previsto che il marciapiede fosse di gomma colata, che però va fatta in un periodo caldo, è meglio se c'è, no? Piuttosto di aprirlo che non ci sia. Te chiedevi anche quanto, non l'hai detto, ma siccome nell'interpellanza c'era scritto quanto era costato quella struttura, anche quella è stata fatta in 4 lotti e ci sono stati problemi che tu dicevi, ti sei risposto bene da solo, comunque è costato 1.122.000 euro. Angelini. Va bene, io sono soddisfatto della risposta, pongo all'assessore solo un problema di carattere tecnico sul quale io non sono riuscito a dare una risposta ai cittadini, che è la struttura del riscaldamento, la centralina alla quale ci si è collegati per riscaldare la scuola, che è posta proprio lì in un punto abbastanza centrale all'ingresso, appena sulla destra, che forse potrebbe essere anche successivamente spostata in un punto magari meno visibile. Lo dico perché effettivamente il contesto scolastico di adesso è veramente bello, vedendolo così anche dipinto eccetera, il Masini che è qui lo può dire, è bello, è fatto bene. E quel mobiletto lì davanti mi dà un po' noia, per cui se si potesse spostare la piccolezza, ma insomma. Consigliere Zappia, allora, interpellanza 126, questioni inerenti criteri di soluzione utilizzati al progetto di rifare e partecipare. Grazie Presidente. Allora, l'oggetto in questione appunto è questioni inerenti sui criteri di selezione utilizzati al progetto di rifare e partecipare. Viste i vari interventi sulla stampa locale in merito al sorteggio che creano dubbi e sospetti ai cittadini. Il sottoscritto Bruno Zappia, consigliere comunale del PDL, interroga il sindaco e la giunta comunale per conoscere quanto segue. Corrisponde al vero che tra i cittadini estratti ci sono parenti di politici ed esponenti vicino al centro-sinistra e a questa amministrazione? È vero che la società Coesis Research ha ottenuto l'incarico senza gara d'appalto? In tal caso, con quale criterio è stata scelta la società che ha eseguito l'estrazione? Corrisponde al vero che ci sono delle piccole frazioni ben rappresentate, 7 San Ginese di Compito come a Marlia? Così com'è la composizione della circoscrizione non è rispettata, anzi ci sono addirittura alcune frazioni completamente ignorate. Tutto questo com'è possibile? Perché? Se corrisponde al vero, se 20 scrutatori degli 80 estratti hanno fatto gli scrutatori comunali nominati da questa amministrazione. Inoltre, con la presente, chiedo alla signoria vostra che mi venga messa a disposizione il seguente materiale. Copia della delibera dirigenziale, se esiste, che ha confermato l'incarico alla società Coesis Research. Copia dell'elenco dei 90 estratti e il criterio con cui sono stati estratti. Copia del verbale, se esiste, forse vado forte... Copia del verbale, se esiste, del sorteggio, in modo che possano essere ricostruiti tutti i passaggi della selezione. Considerato che
che per questi 90 cittadini si tratta di puro volontariato, per questo progetto l'anno scorso sono stati spesi complessivamente 60.000 euro. Quant'è quest'anno la cifra che sarà versata per questo progetto? Grazie. Sindaco. Grazie, buonasera. Allora, il consigliere ha fatto una serie di domande, intanto c'è da fare una precisazione. Rispetto al bilancio socio-partecipativo esiste una delibera iniziale con la quale variamo il bilancio socio-partecipativo ed individuiamo i capitoli di bilancio dentro i quali, in questo caso uno, dentro il quale prendere la somma. Il resto sono tutte non delibere dirigenziali, consigliere, ma determine dirigenziali che possono essere serenamente richieste dal consigliere ai singoli uffici e naturalmente, come sapete, la legge prevede che devono essere consegnati e dico io, ci mancherebbe anche altro, anche perché è tutta roba assolutamente... Oltretutto, giustamente mi sottolinea il direttore, sono pubblicati online, quindi basta semplicemente andarseli a scaricare dal sito del Comune, quindi tutto quello che tu hai richiesto è facilmente, diciamo così, reperibile. Se naturalmente ci fossero dei problemi in questo senso, ti prego di segnalarmelo, perché naturalmente provvederemo a consegnarti tutto. Allora, intanto io vorrei precisare un aspetto, cioè questo percorso del bilancio socio-partecipativo è un percorso, secondo me, straordinario, bellissimo, che il Comune di Capannori ha fatto, rispetto a una tematica che è quella della partecipazione, che deve vedere, oltre a semplici, diciamo così, titoli sui programmi elettorali e magari anche sugli articoli dei giornali, deve vedere anche dei momenti di concretezza, di attuazione della partecipazione vera. Noi abbiamo provato a farne diversi di questi momenti di partecipazione vera. Le commissioni consiliari, comunali, scusate, le conoscete perché vi partecipate ormai periodicamente, così pure come l'urbanistica, abbiamo provato a fare il più partecipata possibile, ma il grande esempio di partecipazione che noi abbiamo avuto a Capannori in questi anni è quello della raccolta differenziata porta a porta, che di fatto vede una partecipazione attiva del cittadino in un, diciamo così, in un settore delicato e per noi strategico, che è quello della raccolta dei rifiuti. Noi abbiamo anche pensato, 2 anni fa, di dare ulteriore sviluppo a questa partecipazione cercando di mettere in mano ai cittadini i soldi. Questo è l'elemento, diciamo così, chiave, centrale rispetto alla strategia comunicativa partecipazione che il Comune di Capannori ha provato a fare in questi anni. Tenete conto che il bilancio partecipativo, socio-partecipativo, ha radici non a Capannori naturalmente, c'è una serie di esperienze nel mondo che però non hanno avuto la caratteristica che noi abbiamo dato, e vi posso garantire non perché abbiamo studiato chissà cosa, ma perché è venuta così, ci sembrava di farla in maniera, diciamo così, seria e intelligente in questa forma, e questa forma è stata riconosciuta, una forma originale, dalla Regione Toscana, che ha premiato il nostro progetto praticamente dando il contributo che abbiamo ottenuto, ma non solo dalla Regione Toscana, ma anche da varie università italiane che hanno chiesto al Comune di Capannori di avere il progetto per poi svilupparlo all'interno dei propri corsi di laurea. Io stesso sono stato 2 mesi fa all'Università di Siena a fare un seminario di approfondimento assieme al professore sulla partecipazione, in particolare sul bilancio socio-partecipativo del Comune di Capannori. Però, a differenza di tante altre cose, vi posso dire che questo studio, diciamo così, fatto sul bilancio socio-partecipativo è stato abbastanza casuale, cioè noi abbiamo veramente acquisito le varie esperienze del mondo e fatto un bilancio che ci sembrava, un progetto che ci sembrava, diciamo così, idoneo al nostro territorio. E così abbiamo fatto. E devo dire che l'altro anno, lo sapete perché voi avete indirettamente, come il sottoscritto, partecipato, i politici sono stati fuori accuratamente da questa esperienza che doveva essere solo ed esclusivamente un'esperienza dei cittadini di Capannori. Quindi, come dire,
non ci sono meriti politici rispetto a questo tema, questo è un tema esclusivamente di partecipazione vera e propria, perché nessun politico ha partecipato, se non richiesto, al percorso dei cittadini rispetto al tema che abbiamo illustrato. Tenete conto che c'è un comitato di garanzia formato anche da alcuni consiglieri comunali che dovevano soltanto garantire la certezza che i lavori si fossero svolti nella massima oggettività e serietà. Vengo alla risposta. Tutto il lavoro che è stato fatto, di reperimento dei dati, di reperimento delle persone, di individuazione dei temi, è un percorso che non è stato fatto né dalla Giunta, né dal Consiglio, né tantomeno da altri tipi di politici che avessero, interesse sul territorio. I cittadini sono stati selezionati tramite estrazione dalle liste anagrafiche del Comune, la scelta è stata quindi del tutto casuale e comunque l'amicizia o la parentela non erano fra le clausole di esclusione. Leggo una parte dell'approfondimento che è stato fatto dall'azienda che ha ottenuto l'autorizzazione a fare questo lavoro e che credo sia significativo. Ci sono due concetti da considerare. Il primo è che non si tratta di un'operazione di campionamento per costruire un campione rappresentativo, perché sapete che in statistica ci sono diverse impostazioni sui campioni, bensì di un campionamento finalizzato alla costruzione di un campione partecipativo, che è un'altra cosa. In un'ottica di societing, di co-costruzione del valore, secondo le più moderne visioni della gestione amministrativa di un territorio, il contatto iniziale è perfettamente casuale, ma per passare dal contatto casuale alla disponibilità a partecipare al panel è determinante una variabile, e cioè la voglia di partecipare. Per fare questa operazione sono state fatte 9.000 telefonate. 9.000. Su 9.000 telefonate sono state individuate circa 100 persone che hanno dato la loro disponibilità. Non oltre 100 su 9.000. Chiaro? Questo è stato il lavoro che ha fatto la società. La numerosità dei contatti iniziali per riuscire ad avere un po' meno di 100 partecipanti effettivi ha dovuto, sviluppare 9.000 contatti. In pratica uno ogni due famiglie di capannoli, sono 17.000, quindi uno ogni due è stata contattata. E alla fine hanno accettato appunto queste più di un po' più di 90 persone di partecipare a questa iniziativa. La società che è stata scelta ha ottenuto l'incarico con affidamento diretto in quanto la cifra era sotto soglia e quindi, seconda della legge, il dirigente ha attribuito l'incarico a questa società. La ditta è stata scelta perché la Regione, che ha finanziato buona parte del progetto, chiedeva di rivolgersi a ditte specializzate e la Coesis aveva già dimostrato professionalità in quanto aveva già effettuato la selezione effettuata l'anno precedente. La ditta è stata scelta sulla base di informativa commerciale, soprattutto facendo riferimento alla professionalità già accertata. Questo che vi dico naturalmente mi è stato riferito dal dirigente che ha fatto questa cosa, non l'ha fatta né la Giunta né, come potete ben immaginare, le commissioni, ma l'ha fatta specificatamente il dirigente. Può essere successo che tutte le frazioni non siano state rappresentate, i cittadini chiamati casualmente dalla ditta incaricata dovevano rendersi disponibili alla collaborazione e accettare l'invito alla partecipazione. In alcune frazioni possono esserci stati cittadini che non hanno aderito, tali frazioni quindi non sono state rappresentate. Non era ovviamente obbligatorio che venissero rappresentate. L'attività di scrutatore, infine, non era causa di incompatibilità per la selezione. Quindi, io non leggerei su questa cosa il bilancio partecipativo come si è voluto leggere, ho già avuto modo di dirlo in una richiesta che mi ha fatto un giornalista sulla stampa. Cioè, io non è che ci leggerei queste dietrologie. Allora, noi abbiamo voluto fare un bilancio partecipativo, che vuol dire? Vuol dire consegnare in mano a dei cittadini estratti a sorte casualmente, e quindi l'unica, lo sapete, ci sono dei criteri di esclusione che noi abbiamo voluto dare, cioè che non fossero politici in carica, che non fossero presidenti di associazioni e quindi avessero interesse a sviluppare un certo tipo di contributo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è che poi siamo andati a dire non chiamiamolo il cugino di Zappia, scusami, no, se faccio questo esempio, perché
perché è un criterio escludente, mi sembrerebbe ridicolo fare una cosa di questo genere. Ci mancherebbe anche altro che tuo cugino, siccome te sei in consiglio comunale, non avresti diritto ad avere una propria attività, una propria vita e poter esprimere una propria decisione. E ci mancherebbe cugino, fratello, zio, ora ho detto cugino per capirci. Quindi, noi abbiamo detto questo, a noi interessava alcune cose in particolare. Che ci fosse una rappresentanza di genere e quindi che fossero rappresentati 50 e 50 gli uomini e le donne che venivano a decidere, che non ci fossero problematiche, diciamo così, di reperimento, cioè che lavorassero assieme, faccio degli esempi e non me ne voglia nessuno, l'operaio col dirigente d'azienda piuttosto che il professionista con lo studente, chiaro? Ma che potessero lavorare insieme seriamente alla destinazione di questi soldi, diciamo così, concessi in bilancio. Che ci fosse una rappresentanza della comunità che risiede a Capannori ma che non ha origini capannoresi, mi riferisco in particolare agli immigrati che a Capannori sono ormai il 7-8%, quindi abbiamo voluto naturalmente dare significato anche alla loro residenza capannorese e abbiamo voluto aumentare la percentuale di partecipazione giovanile perché crediamo che i giovani, no? Dovrebbero, secondo me, dare maggiore, diciamo così, imprinting di innovazione al lavoro che noi tentiamo faticosamente da fare. Quindi l'esperienza del bilancio partecipativo è un'esperienza, secondo me, straordinaria. Ripeto, non abbiamo fatto nulla di nuovo, perché noi abbiamo semplicemente fatto un po' di collage rispetto alle esperienze del mondo, no? Quindi, voglio dire, ci mancherebbe altro. Però probabilmente questa cosa che noi abbiamo fatto è diventata una cosa originale. Non a caso ce l'hanno finanziata e non a caso credo che abbia avuto un risultato molto importante perché il bilancio socio-partecipativo dell'altro anno, 400.000 euro, ha avuto una concretizzazione prima dell'inizio delle scuole. Sapete che i quattro progetti che hanno vinto l'altro anno erano progetti relativi alle scuole e quindi i cittadini hanno seguito tutto l'iter e sono arrivati in fondo ad inaugurare i lavori che loro avevano scelto. Così quest'anno, proprio ieri, si sono svolte le valutazioni delle schede ed è venuto fuori che hanno rivinto anche quest'anno le scuole. Perché? Perché probabilmente i direttori scolastici, le famiglie hanno votato più di altri, ecco, tutto qua. E quindi ci auguriamo che per l'inizio dell'anno scolastico prossimo questi lavori, o all'inizio, durante l'anno scolastico, vengano portati a compimento. Tenete conto che è stato dato un pezzo del bilancio, 400.000 euro e 500.000 euro quest'anno, completamente in mano ai cittadini. E qui vorrei sottolineare un aspetto perché secondo me questo aspetto è un aspetto determinante. Allora, facendo dei percorsi di partecipazione, noi non vogliamo assolutamente snaturare la rappresentanza. Un conto è essere rappresentanti dei cittadini e quindi eletti come siete voi, come siamo noi. Un conto è far partecipare i cittadini alle scelte, che è un'altra cosa. Non vuol dire assolutamente svilire il ruolo di coloro che hanno ovviamente la rappresentanza, e ci mancherebbe altro. È soltanto che in questi momenti di grande difficoltà a concepire la politica, diciamo così, come vicina alla gente, credo che ogni amministrazione che si rispetti deve provare a far partecipare al cittadino per far capire che non ci sono segreti, che non ci sono scheletri nell'armadio, che tutto è assolutamente trasparente e che perfino loro possono decidere, prendendo i soldi dalle casse del comune, dei lavori pubblici che servono alla propria comunità. Cioè, tutto il resto, permettetemi, è assolutamente dietrologico. Io vorrei anche sottolineare un altro aspetto, che fino a 2 anni fa non c'erano 170 cittadini consapevoli come ci sono oggi, cioè gli 80 dell'altro anno e i 90 di quest'anno. Perché? Perché questi 170 cittadini hanno fatto un percorso di approfondimento sui temi amministrativi assieme ai nostri dirigenti e ai nostri funzionari. Hanno capito come si fa un bilancio, hanno capito come si arriva ad una gara, hanno capito come si fa, se mi permettete, se no io sento un casino, se riuscite a non parlare, grazie, sono riusciti a capire come si arriva a realizzare un lavoro pubblico che non è uguale farlo in un'amministrazione pubblica piuttosto che a casa loro. Qui c'è bisogno di un progetto preliminare, definitivo, lì si trovano le risorse, esecutivo, c'è la gara d'appalto, eccetera, 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 eccetera. Non lo sapevano i cittadini. Ora 170 cittadini sono consapevoli. Per me già questo di per sé è un risultato straordinario.
perché vuol dire aver reso 170 cittadini che non avevano nessun, come dire, né interesse né neanche pensiero di fare una cosa di questo genere, sono stati sorteggiati, sono stati chiamati a casa e hanno partecipato volontariamente a questo bellissimo percorso. Quindi, ripeto, magari sarà stato fatto tra mille criticità, ci mancherebbe altro, perché voglio dire, è stato fatto in casa, però io credo che sia un'esperienza assolutamente positiva. Spero di aver risposto a tutte le tue domande. In ogni caso, lo ripeto, un conto è la decisione della Giunta di fare il bilancio socio-partecipativo e di stanziare una somma. Un conto sono tutti gli altri atti che sono stati tutti fatti dalla e quindi ovviamente dai dirigenti e dai funzionari competenti. Proprio per questo tutte le determine, a cominciare dalla nostra, quella della Giunta, che è una delibera, le altre determine le trovate tutte sul sito del Comune. Consigliere Zappia. No, allora, certo, naturalmente proprio per, non lo dico con ironia, ma meriti un plauso perché, non lo dico sinceramente perché non è facile per 2 anni consecutivi a fare questo progetto di iniziative come è fatto questa amministrazione, veramente, lo dico con il cuore. E sicuramente è stata una bella iniziativa. Non ho capito bene però un passaggio che per me sono un po' duro. La mia funzione, che l'hai anche ripetuto, la mia funzione di consigliere, io sono per un altro tipo di... Io che ci sto a fare? Io la mia funzione qual è? Cioè se devono decidere i cittadini per me. Una cosa è mettere a conoscenza i cittadini di un problema, di un fatto. E poi deve essere sempre così, Sindaco, deve essere sempre così, non solo sul bilancio partecipativo, ma se vogliamo va allargato su altre tematiche, come l'impianto di compostaggio, voglio dire, come altre cose va allargato. Cioè se no sembra che c'è solamente un'unica direzione, no? E comunque sì, mi ritengo soddisfatto. Prima di passare alle delibere, perché abbiamo terminato per la nostra ora, che come nella conferenza capigruppo ci siamo dati per rispondere alle interrogazioni, volevo dare alcuni brevi messaggi, alcune informazioni. Ho ricevuto una comunicazione che vi leggo in maniera che tutti i consiglieri siano a conoscenza. Ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno numero 119 del 2000, al punto B e a seguito dell'approvazione del rendiconto d'esercizio finanziario 2012, come lo scorso anno risulta accordabile l'aumento del 3% dell'indennità di funzione e del gettone di presenza degli amministratori. L'anno scorso avevamo deciso di rinunciarci in virtù delle gravi difficoltà che tutti ben sappiamo che caratterizzano questo momento della nostra società. Invito tutti i consiglieri a rapportarsi col proprio capogruppo perché nella prossima riunione della conferenza dei capigruppo decideremo. Sì, va bene, comunque non è questo il frangente. E decideremo e dobbiamo preparare, in tal caso devo far preparare una delibera e quindi così la votiamo già al prossimo Consiglio Comunale. Il prossimo Consiglio Comunale, vi aggiorno così lo sapete in diretta, così terminiamo la parte delle delibere, delle interrogazioni che sono rimaste ancora da trattare. Grazie al consigliere Giampaolo che ci ha accordato di non soffrire eccessivamente il caldo nel pomeriggio. Mi era stato chiesto di poterlo fare questi estivi la mattina, c'era un problema di lavoro che insomma con sacrificio ma è stato superato, quindi ci aggiorniamo a giovedì prossimo la mattina e terminiamo insomma quelle che sono le esigenze più impellenti. Ci sarà poi un ulteriore consiglio comunale, almeno un ulteriore consiglio comunale, indicativamente intorno al 25 di luglio per il bilancio e dopodiché nel mese d'agosto, salvo che ci siano necessità urgenti e non soddisfacibili precedentemente, i lavori dei consiglieri si fermano. Ho anche consegnato dei fogli
perché ciascun consigliere possa annotare i periodi di ferie che intende prendere in maniera da tenere monitorato la possibilità di partecipazione in consiglio. Nomino anche gli scrutatori Banducci, Massei, Lucchesi e passo la parola al sindaco per una comunicazione. No, non voglio assolutamente prendere ulteriore tempo, non ho già preso tanto prima e non me ne ero nemmeno accorto. Volevo soltanto riferirvi di una cosa che è apparsa sui giornali perché ENAC ha fatto un comunicato stampa e ci tenevo a precisare alcune cose. Allora, sapete tutta l'iter dell'aeroporto, quindi non sto qui a ripeterlo, vado subito alle conclusioni. Sapevate che noi avevamo richiesto da tempo, cioè da 2 anni, la possibilità di avere la concessione totale rispetto alla gestione dell'aeroporto. Sapete che ovviamente i lavori sono stati e sono tuttora lunghi, complessi, perché si prevede, diciamo così, un piano triennale delicato e diciamo così che devo dire fortunatamente noi stiamo rispettando. L'altro ieri, in un colloquio che abbiamo avuto a Roma col direttore generale di ENAC, che è, sapete, proprietario del demanio dell'aeroporto di Tassignano, assieme alla Regione abbiamo concordato in forma ufficiale che il demanio di proprietà ENAC verrà passato per motivi normativi, diciamo così, prima alla Regione e poi al Comune di Capannori, perché naturalmente noi l'abbiamo chiesto a suo tempo, cioè 2 anni fa. È una cosa molto importante, come vi potete immaginare, perché naturalmente il valore della società aeroporto inevitabilmente aumenta. Ora ci sarà da fare tutte le pratiche, entro la fine di luglio ci sarà un accordo di programma sottoscritto da tutte le parti, e poi inizierà l'iter burocratico vero e proprio di passaggio, perché naturalmente c'è anche il Ministero che deve dare diciamo così, il proprio parere, ancorché non vincolante. Quindi su questo tema poi naturalmente approfondiremo nelle commissioni e in Consiglio Comunale quando ci sarà naturalmente l'occasione di farlo, poi me lo chiederete, insomma, vi aggiornerò anche sulla situazione dell'aeroporto, ma questo fatto riveste particolare importanza per il Comune di Capannori, perché vuol dire che gli sforzi fatti, diciamo così, e ancorché qualcuno li considerasse inutili, alla fine hanno portato un risultato serio, concreto, che è quello appunto non solo della autorizzazione ventennale, come si parlava all'inizio, ma addirittura della concessione totale del demanio, che è ancora molto e molto di più. Ci tenevo a aggiornarvi perché credo che sia un fatto fondamentale. Grazie. Se è inerente l'argomento, velocemente. No, appunto, siccome si parla di concessione ventennale e di, appunto, in una prima fase, no? Era stata richiesta la concessione ventennale. E ora mi pare di capire, invece, siamo al trasferimento della proprietà demaniale. Sono due cose diverse, vorrei che fosse fatta chiarezza, cioè se c'è il trasferimento della proprietà demaniale è una cosa diversa dalla concessione, chiaramente il Comune si trova proprietario, se capisco bene, giusto, proprietario di 15 ettari di demanio che prima era dello Stato. Ecco, chiedo chiarimenti perché mi sembrano due fattispecie diverse. Ce l'ho io, è acceso. Vai. Io ho saltato i passaggi e ve l'avevo detto perché non volevo togliere spazio alla discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno. Allora, noi inizialmente avevamo chiesto la concessione ventennale. Ovviamente ci bastava anche decennale, come è ovvio che sia, no? Perché sapete che la concessione all'aeroporto viene data anno per anno.
questa volta c'era una data biennale proprio a seguito di questa nostra richiesta, no? Perché c'era da fare determinati passaggi. Nel frattempo è varata una normativa che prevede il passaggio degli aeroporti minori, la proprietà degli aeroporti minori da ENAC alle regioni, qualora le regioni ne facciano ovviamente richiesta. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro, vi posso garantire, massacrante in questo ultimo anno con l'ex assessore alle infrastrutture della regione, perché appunto sollecitasse l'ENAC di fare questa operazione. Purtroppo non avevamo, avuto risposte celeri, ecco. Non è che non avevamo avuto risposte, avevamo avuto una rassicurazione, ma non avevamo avuto risposte celeri. Come è cambiato l'assessore regionale, ora c'è l'assessore Ceccarelli, ovviamente siamo tornati all'attacco e abbiamo chiesto di nuovo in forma ufficiale, per scritto e verbalmente in diversi incontri, se la Regione Toscana fosse interessata a fare questa operazione. Lui ci ha detto di sì, non solo ci ha detto di sì, ma ci ha accompagnato all'ENAC e ha espresso formalmente davanti all'ENAC la volontà della Regione Toscana di farlo per i tre piccoli aeroporti regionali, dando priorità all'aeroporto di Capannori perché noi, i proprietari, o meglio i gestori, il Comune aveva manifestato ormai da un anno l'intenzione, appena varata la legge, tre giorni dopo, appena abbiamo saputo, abbiamo manifestato l'intenzione di averlo noi, il demanio. La Regione l'ha fatto, l'ENAC ha detto che non ci sono per l'ENAC problemi, anche perché rispettano la legge, la Regione Toscana ha detto che non vuole, avere la proprietà del demanio, perché dice io non me ne faccio di nulla, la gira contestualmente al Comune di Capannori per la gestione dell'aeroporto. Tenete presente che non è possibile fare il passaggio diretto, perché noi avevamo chiesto il passaggio diretto, cioè ENAC, visto che tutti siamo d'accordo, passalo direttamente al Comune e così si salta un passaggio, ma non è possibile farlo perché la legge impone specificatamente il passaggio del demanio alla regione, alle regioni. Conseguentemente si fa questa operazione. È un'operazione importante che si differenzia. Allora, questo non lo sappiamo ancora. Non lo sappiamo ancora perché non sappiamo se il demanio deve rimanere regionale o la regione può, e qui c'è un'interpretazione della legge che, ripeto, è recentissima, è roba di 7-8 mesi fa. Noi chiediamo naturalmente la proprietà. In subordine, questo protocollo d'intesa, il Comune di Capannori avrà la gestione totale dell'aeroporto col demanio regionale vincolato a questa gestione, quindi praticamente è la stessa cosa, non cambia praticamente nulla se non la proprietà effettiva del demanio, però ripeto è un percorso veramente 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 importante che possiamo dire di aver concluso due giorni fa e al fine luglio ci sarà la firma ufficiale. Lucchesi, è ancora una precisazione su questo? Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera al Sindaco. Visto quanto appunto ha appena annunciato il Sindaco in merito all'aeroporto, c'era due ordini di domande che volevo fare. Una è abbastanza semplice, una forse un po' più particolare e che in parte ha già risposto. La prima è se ovviamente comunque anche col passaggio dal demanio nazionale a quello regionale e quindi poi successivamente alla possibile futuribile proprietà comunale, comunque rimane il vincolo unitario che è scorporato, penso, da questa situazione qui. E l'altra cosa è, nel caso che poi l'obiettivo venga raggiunto, cioè che il demanio in questo momento regionale diventi appunto proprietà comunale, avremo sicuramente un bene immobile che va ad entrare nella proprietà del Comune, però a questo punto perderemo, penso, i contributi ENAC per quanto riguarda poi varie gestione e quant'altro dell'aeroporto, perché ha dei costi ovviamente. L'ultima domanda era il discorso se a questo punto qual è l'ente che poi dovrà dare la concessione per il funzionamento? Qual è l'ente, siccome se passa all'ENAC, alla Regione e poi al Comune, qual è l'ente che poi dà la concessione per i voli e quant'altro? Che non penso sia il Comune che si possa autorizzare, a effettuare comunque l'attività aeroportuale. Ecco. Grazie.
Allora dunque, per quanto riguarda il vincolo militare è chiaro che rimane il vincolo militare, però con la gestione dell'aeroporto, come vi potete immaginare, anche Pisa ha il vincolo militare. L'aeroporto di Pisa è sotto vincolo militare come Tassignano, però Pisa ha la gestione dell'aeroporto, così come ce l'avremo noi. E quindi è chiaro che le trattative che sono in corso con i militari continueranno con una posizione da parte nostra che è assolutamente cambiata e molto più, come dire, forte, ecco, tanto per essere chiari. Però finora non ci sono stati problemi e credo che neanche in futuro ce ne saranno con i militari con i quali abbiamo ottimi rapporti. Non cesseranno assolutamente i contributi di ENAC, anzi, noi abbiamo in previsione il contributo di 400.000 euro che ENAC ci ha concesso e che a settembre diciamo così, vedrà concretizzarsi con l'avvio dei lavori, la recinzione e quant'altro, messa in sicurezza e quant'altro, e anzi ENAC ci ha garantito che continuerà naturalmente non solo a vigilare ma anche a sostenere le attività degli aeroporti minori, in questo caso il nostro, con opportuni finanziamenti quando ne ricorrano naturalmente le occasioni e le opportunità. La gestione dell'aeroporto non significa venir meno alle normative che prevedono i voli e quant'altro. Naturalmente i ENAV e ENAC sovrintenderanno come sempre a tutta la gestione tecnica naturalmente degli aeroporti, non soltanto il nostro ma quelli di tutti naturalmente, anche quelli più grandi, diciamo così. Però i cosiddetti piccoli aeroporti in Toscana ce ne sono tre, sono Siena, il nostro e Massa. Ora non so se è Massa, non so, Cinquale, sì, Cinquale. Sono tre, però lo sapete che Siena è, credo, insomma, no più grosso, credo che abbia avuto delle difficoltà piuttosto complicate, a quanto mi hanno detto, quindi non hanno fatto richiesta, diciamo così, di avere la proprietà, perché non lo so bene per quale motivo, nemmeno il Cinquale, noi siamo stati quelli che hanno chiesto la proprietà. Per cui è chiaro che ci siamo attivati in questo senso. Infatti se leggete il comunicato stampa di ENAC, all'ultima riga dice che, ora non me lo ricordo a memoria, ma dice che dei tre aeroporti si darà priorità all'aeroporto di, loro lo chiamano aeroporto di Lucca, e io tutte le volte mi arrabbio perché l'aeroporto di Capannori, ma insomma daranno priorità all'aeroporto di Lucca. Questo per noi, ripeto, è un passaggio fondamentale, fatto un anno prima delle nostre previsioni, per cui è possibile accelerare il percorso di risanamento dell'aeroporto di Tassignano. De Vincente. Buonasera a tutti. La comunicazione del sindaco riguardo alla gestione, alla missione romana, diciamo, anticipa un po' quella comunicazione appunto che volevo fare un po' all'inizio del Consiglio Comunale. Io sicuramente c'è un tentativo naturalmente di chiarire obiettivi, magari anche i maggiori costi dell'aeroporto di Capannori, però è anche vero che 9 anni fa io ero iniziato a fare il Consiglio Comunale e si parlava di 20 anni di aeroporto con indeterminatezza di obiettivi, per usare un eufemismo. Sono passati altri 9 anni, forse sono 29. Ora leggo sul giornale posizione baricentrica aeroporto VIP. Secondo, studio dei prototipi sui droni. Va bene, cioè va bene, mica tanto. Allora, io dico, ci si chiede un attimino, una volta, molto ironicamente, il sindaco mi disse, che ci vuoi fare in quell'aeroporto, un campo di patate? Ma io risposi, le patate, è vero, stanno sottoterra, insomma, per carità, ma costa un poco. Ora, la cosa, gestione diretta, di qui diretto c'è sicuramente un costo e un debito che si protrae, si procrastina, continua, però un ritorno reale ancora non c'è stato. Cioè io la cosa che veramente mi riesce con tutta la voglia e il bene che ti voglio, no? Per dirla veramente, ma la vedo dura, ma la vedo proprio dura.
Le ultime rilevazioni in materia di redditività di aeroporti parlano di avere almeno un costo di pareggio di bilancio, di ritorno, di un milione circa di passeggeri. Noi abbiamo veramente lì, sta a salire e discesa 347 atterraggi, cioè la vedo proprio dura prima di arrivare ad avere un qualcosa. Dico, si può fare qualcos'altro? Cioè, voglio dire, con la gestione diretta, se succede qualcosa, siamo ancora più direttamente coinvolti, anche lì. Ora, cioè, ci si lega ulteriormente le mani. Ecco, io te lo chiedo veramente, spassionatamente, ma è proprio così necessario? Cioè, capisco che vuoi andare avanti, naturalmente, che bisogna tirare fuori qualcosa, però, voglio dire, la ricerca sui droni, cioè, la dovrebbe fare l'ente spaziale, l'ESA, voglio dire, no? Abbiamo un'agenzia governativa in perenne deficit con un grosso scandalo dietro, che è l'ente spaziale. Voglio dire, l'aeronautica, sono tanti soldi, voglio dire, ma proprio tanti. Cioè, noi siamo proprio piccini, io capisco che vogliamo metterci del nostro, però, ecco, bisogna essere un pochettino più prudenti, forse. Qui si chiude, Cervelli. No, ma io invece volevo dire semplicemente, guarda, velocemente per dirvi che questo è un argomento che a mio parere è grande come argomento. Dopo la comunicazione che ha fatto il sindaco, io credo che non è giusto come disciupare il tempo previsto per questo consiglio comunale per fare altre cose, per inserirci in un contesto molto molto grande e molto ampio, che sarebbe interessante invece affrontare in un consiglio monotematico, perché se il sindaco è d'accordo, come gruppo del PDL lo chiediamo, magari con calma, nel senso di dire avere le persone giuste, perché oltre noi magari avere il presidente dell'aeroporto, avere altre cose, e chiarirci bene, De Vincente, perché tu hai ragione, hai detto delle cose interessanti, però facciamolo con calma tutti, cerchiamo di capire la comunicazione del sindaco in tutte le sue sfaccettature, cerchiamo di capire i vari progetti che possono nascere o comunque sono già nati, eccetera, eccetera. Ragazzi, ma è un argomento grosso, enorme, a maggior ragione alla luce della comunicazione che ha fatto il sindaco. Mi sembra riduttivo parlarne stasera in un contesto, no? Il sindaco ha fatto bene a fare la comunicazione, però voglio dire, e volevo dire questo, se chiedere a nome del gruppo anche questo consiglio monotematico sull'aeroporto. La seconda cosa veloce che voglio dire è che il gruppo del PDL, che rinuncia già fin da oggi, la risposta la do al Presidente del Consiglio a quell'aumento, no, irrisorio del gettone di presenza, eccetera, perché ci sembra che in un contesto così difficile sia assurdo. Però siccome io ho fatto, a seguito di un'interrogazione, ho fatto delle valutazioni di spreco di denaro pubblico che ci possono essere in mille sfaccettature, ricordo la dirigente, la segretaria non c'era, mi riferisco a chi ha delle responsabilità in quanto dipendenti, i dirigenti, i funzionari, tutti che abbiano le loro responsabilità per seguire i lavori, perché anche su quello ci sono degli sprechi di denaro pubblico. Allora, siccome su Artesi è consumato una tragedia poco bella da vedersi, cerchiamo di scoprire perché è successo tutto questo, perché anche su quello ci sono gli sprechi, non soltanto sul misero gettone che noi andiamo a prendere. Mi sembra, no, una cosa giusta da affrontare. Sì, il sindaco a chiusura, però velocemente, perché quello che è stato detto lo condivido anch'io. Ci eravamo dati una tabella di marcia degli obiettivi e quindi cerchiamo di andare sui nostri obiettivi. Troveremo modo e maniera di fare un consiglio dove si può affrontare e approfondire questo argomento. Sindaco, a chiusura. Allora, intanto una nota metodologica. Cioè, a me è stato chiesto dai capigruppo di informare il Consiglio sulle questioni più grosse, naturalmente, che emergessero tra un consiglio e l'altro. E io lo faccio. Lo faccio perché ritengo giusto farlo prima di tutto, ma non è che voglio
poi egemonizzare il dibattito successivo, cioè le comunicazioni vostre non si devono riferire alle mie comunicazioni, no, non si finisce più. Detto questo, io sono d'accordissimo nel fare consigli comunali, perché vi pare, insomma, sull'aeroporto, nessun problema, assolutamente, lo sapete. Aggiungo un elemento, Antonio, non trattiamo con superficialità un argomento che, appunto, come tu hai detto, è grosso, no? Perché la superficialità non porta a nessuna parte, diciamo così, no? Allora, l'aeroporto è l'infrastruttura più grossa e più importante che noi abbiamo sul territorio, perché è poggiato nel centro del nostro territorio. Quindi non è che possiamo far finta di nulla, l'aeroporto esiste, c'è. Allora, l'impegno che ci siamo presi è quello di portare l'aeroporto fuori dalla situazione drammatica in cui versava 3, 4, 5, 6 anni fa. Perdeva 750.000 euro l'anno, chiaro? Allora, per fare questo abbiamo presentato un piano, questo piano fortunatamente, budget si sta parlando, come dire, è dentro i binari. Allora, campi di patate, cioè sta roba molto demagogica da bar, io preferirei non sentirla in consiglio, diciamo così. In consiglio vorrei parlare di cose serie, ovviamente essere criticato o di essere sostenuto, ma parlare di cose serie. Cioè, l'aeroporto di Capannori è una cosa seria. Non a caso l'ENAC ritiene giusto, e la Regione anche, concedergli il demanio. Cioè, non è una biscarata, scusate il termine. Allora, trattiamo l'argomento come una cosa seria e non, con superficialità. Facciamo gli approfondimenti in commissione, facciamo gli approfondimenti fuori dalle commissioni, chiedete carte vi saranno date, così pure come testimonianze di coloro che gestiscono l'aeroporto, e naturalmente se lo volete anche la mia, ma il tema aeroporto è un tema importante, ecco, diciamo così, che per me è molto più importante di tutti i temi di cui abbiamo discusso qui dentro in questi ultimi mesi, a cominciare dalla viabilità, perché il tema aeroporto è concreto, la viabilità è, come dire, una nuvoletta passeggera che passa sopra la testa a ogni elezione. Chiaro? Grazie. Bene, chiudiamo questi argomenti e passiamo agli atti. Assessore Vellutini, affrontiamo la prima pratica, concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di contributo in conto interesse alle imprese. Approvazione e modifica regolamento. Allora, buonasera. Noi andiamo a trattare questo regolamento che, come vi ricorderete, è già stato approvato nel 2009, tra l'altro è stata la mia prima pratica portata in Consiglio Comunale. La riportiamo perché, come vedrete, c'è una modifica estremamente importante rispetto ad allora, ovviamente una modifica migliorativa. Però vorrei sfruttare questa occasione del regolamento per le imprese anche per parlare brevemente un accenno del contesto nazionale e locale sul mondo del lavoro. Noi siamo in una situazione in cui in questo momento ci sono da 50 a 60 imprese che falliscono ogni giorno. Il Sole 24 Ore ha fatto un sito ad hoc chiamato col contatore delle imprese che falliscono, è stato denominato il contatore della crisi, dove voi potete vedere giornalmente il numero delle imprese fallite. Siamo adesso a più di 7.000 imprese fallite. Tenete conto che da inizio anno, tenete conto che la media è 50-60 imprese al giorno, noi il Consiglio Comunale è partito da un'ora, poco più di un'ora, quindi 5-6 imprese hanno già portato il libro in tribunale dall'inizio del nostro Consiglio Comunale. Nel 2012 erano 35 le imprese che fallivano al giorno, quindi vedete in che maniera è cresciuto in questi primi 6 mesi del 2013. Ovviamente questa ripercussione è anche a livello locale, perché noi dai dati della Camera di Commercio su Capannori, dati del primo trimestre 2013 con i dati del primo trimestre 2012, ci risultano un saldo negativo delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di 60 imprese per il Comune Capannori, che corrisponde a circa, in termini di addetti, un po' più di 900 addetti in meno rispetto a un anno fa. Tutto questo poi ci inseriamo in un contesto
bancario, dove appunto adesso è il tema anche del regolamento, che ha visto nel 2012 le imprese italiane ottenere 44 miliardi di prestiti in meno rispetto all'anno precedente. Quindi il 2012 è stata una contrazione dei prestiti bancari enorme. Ora, avete visto che anche l'attuale governo, con il decreto, il cosiddetto decreto del fare, ha stanziato 5 miliardi a tasse agevolate per investimenti in macchinari. Ed è un po' quello che, come dire, anche noi andiamo a fare con questo regolamento. Parlando appunto del regolamento, noi andiamo a interessare le imprese iscritte alla Camera di Commercio, imprese di Capannori, che abbiano almeno un'unità operativa a Capannori. Sono piccole e medie imprese, quindi imprese che abbiano un fatturato inferiore a 2 milioni e mezzo di euro e con un numero di addetti inferiore a 50 addetti. La tipologia di spese ammissibili sono, come il precedente regolamento, quello dell'acquisizione di beni strumentali di investimento, quindi quali impianti, attrezzature informatiche, macchinari, arredi, la manutenzione straordinaria, ristrutturazione appunto edilizia e interventi rivolti al miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, la razionalizzazione, all'innovazione tecnologica, all'offerta commerciale, all'adeguamento della normativa sul lavoro igienico-sanitaria. E in più, ed ecco qui la novità che come amministrazione abbiamo voluto inserire rispetto a quella del 2009, cioè c'è un punto in cui si dice anche ristrutturazione finanziaria e ripristino della liquidità. Ecco, questo è estremamente importante perché sapete l'esigenza anche di liquidità che hanno le imprese. Il Comune di Capannori dà un contributo in conto interessi. Questo contributo è pari all'1% per anno per la durata del finanziamento. Durata del finanziamento che sono al massimo 48 mesi, 4 anni. Quindi noi daremo un contributo al massimo del 4% e lo daremo in un'unica tranche all'inizio, appena parte il finanziamento. Ovviamente è l'istituto bancario che decide sulla capacità o meno, sul merito creditizio dell'azienda. Noi poi avremo la nostra commissione che valuterà, nel momento in cui l'istituto bancario ha dato l'ok al finanziamento, che questa impresa soddisfi tutti i requisiti richiesti. Ci saranno ovviamente ispezioni e verifiche nei mesi successivi e negli anni successivi alle imprese che hanno ricevuto il finanziamento. Allora, questo è, come dire, il regolamento che disciplina in modo generale il contributo alle imprese ed è quello che andiamo ad approvare. Però vi aggiungo che ovviamente poi ci sono le convenzioni che vanno a disciplinare questo regolamento. Le convenzioni passeranno dalla Giunta perché appunto riteniamo anche di farne in seguito anche altre. Intanto abbiamo già attiva la convenzione con la Cassa del Risparmio di Lucca, che è quella che, con cui ci siamo appoggiati nel 2009. Allora, che cosa prevede la convenzione con la Cassa del Risparmio di Lucca? Che le imprese potranno ottenere un finanziamento fino a 50.000 euro per gli investimenti strutturali, appunto in macchinari, in impianti, nelle ristrutturazione, con un preammortamento di 6 mesi e una durata massima di 48 mesi. Le imprese che hanno meno di un anno di vita, quindi le cosiddette start-up, avranno un finanziamento massimo di 20.000 euro, come era nel precedente regolamento. Per quanto riguarda il finanziamento della liquidità, ha un massimo non di 50.000 euro come gli investimenti, ma di 20.000 euro. Questo finanziamento fino a 20.000 euro ha una durata inferiore, è fino a 36 mesi. Questo perché
la Cassa del Risparmio di Lucca, il gruppo Banco Popolare, ha chiesto di avere dei parametri anche di durata e di preammortamento tali che possono decidere autonomamente da Lucca il sì o il no senza dover ricorrere alla casa madre, che quindi i tempi si allungherebbero. Questa è una convenzione che praticamente appena il Consiglio delibererà il regolamento passerà di giunta e è già pronta alla firma e è concordata con la Cassa di Risparmio di Lucca. Però, giustamente, quando siamo andati in commissione, la commissione aveva ritenuto anche di, e aveva dato indicazione, come dire, di cercare anche di ampliare le convenzioni con altri istituti bancari. Allora, ho l'autorizzazione a dire al Consiglio Comunale che la Banca del Monte ha dato la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Comune di Capannori. Quindi abbiamo le due banche territoriali dove la maggior parte delle nostre imprese hanno i rapporti. Ho parlato stamani con il responsabile area mercato della Banca del Monte, rappresentante della Carice, che è la capogruppo, dottor Molinari, il quale è colui che decide tassi e firma, quindi quello che ha potere di firma, e mi ha dato l'autorizzazione a dire che la convenzione con la Banca del Monte si farà. La prossima settimana ci incontreremo e sulla falsariga della convenzione che comunque già abbiamo con la Cassa di Risparmio, fra l'altro mi ha promesso anche che inseriranno dei tassi di interesse molto agevolati per le imprese. Quindi possiamo già dire che abbiamo le due banche territoriali che faranno una convenzione con con il Comune di Capannori. Quindi questo è quanto. Questo regolamento si inserisce in un intervento a sostegno del mondo del lavoro che il Comune di Capannori ha cercato di fare in questi anni. Sapete che noi abbiamo un altro progetto, la dote sul lavoro. Bene, la dote sul lavoro, che è partita un po' in sordina inizialmente, nell'ultimo mese abbiamo avuto ulteriori due richieste di contratti a tempo indeterminato che quindi si sono avvalsi di lavoratori iscritti all'albo della dote per il lavoro. Quindi c'è stata una partenza lenta, però devo dire che nell'ultimo mese già due richieste e noi di questo siamo contenti se possiamo dare una mano. Fra l'altro sono tutte persone, sono ragazzi giovani che rientrano nella prima fascia sotto i 30 anni. Il contributo che noi mettiamo a disposizione sono 125.000 euro, però con 125.000 euro di imprese se ne foraggia, perché tenete conto che il massimo contributo per imprese sono 2.000 euro, 50.000 euro per un 4%, quindi possibilità. La convenzione che cosa dà anche in più, oltre all'interesse? È il fatto che comunque le due banche, facendo una convenzione con un comune, sono ovviamente più portate anche intanto a dir sì alle imprese nel momento in cui viene richiesto il finanziamento, e dall'altro con comunque tassi di interesse che sono migliorativi rispetto al tasso di mercato. Questo è quanto, grazie. Ma sei. Grazie Presidente. Io volevo solo sottolineare alcuni aspetti rispetto a, non tanto a questa pratica, ma, o anche intorno a questa pratica, ma mi premeva, come ho fatto già in altre occasioni, sottolineare quello che l'amministrazione comunale sta facendo per il lavoro. Io credo che quello che sta facendo il Comune di Capannori, nonostante le grosse difficoltà finanziarie in cui viviamo, per il lavoro. Quindi per cercare di mettere in piedi tutta una serie di iniziative anche concrete
per cercare di venire incontro a questo problema grosso che è il problema del lavoro. No, no, mi sono fermato un attimo, capisco che quando si parla di lavoro non è tanto interessante, perché anche quando parlava l'assessore purtroppo c'era un brusio tremendo all'interno del Consiglio Comunale. Quindi, siccome questo qui è un argomento, siccome questo qui è un argomento importante, credo che meriti un'attenzione massima. Quindi invito i miei colleghi a prestare attenzione. Ma non quelle che dico io non conta nulla, ma insomma al tema del lavoro. Quindi dicevo che il Comune di Capanno, nonostante le difficoltà, sta facendo dei grossi sforzi per venire incontro a questa emergenza. Si parte, come è già stato detto qualche tempo fa, dall'accordo fatto con le organizzazioni sindacali, che io credo che sia un buonissimo accordo. In pochi comuni, anche i limitrofi, vengono fatti accordi come il nostro, e viene prestata l'attenzione che noi prestiamo ai sindacati, ma anche alle imprese, rispetto ad altre amministrazioni anche che ci sono vicine, anche più grosse della nostra. Quindi io mi premevo a sottolineare questo aspetto. Credo che il lavoro è tanto da fare, perché i problemi sono tutti i giorni, le aziende chiudono, ma ci sono l'esercito dei cassa integrati e dei licenziati aumenta tutti i giorni, quindi gente che non sa più come fa a arrivare al 10 del mese, non più alla fine, ma al 10 del mese, neanche alla metà. Quindi l'emergenza è grossa, quindi tutto quello che possiamo fare e che possiamo mettere in campo credo che sia importante, perché questa è la vera emergenza che viviamo, per i giovani, i meno giovani, chi ha più di 50 anni, più vicino a 60 che a 50, che perde il lavoro. Quindi il problema è veramente serio e merita tutta la nostra attenzione e tutte le nostre proposte e le iniziative che possiamo proporre, va bene, come Consiglio Comunale. Per quello che riguarda la pratica che ha illustrato l'assessore Velutini, che sia una pratica importante, che va nel segno di dare, anche se purtroppo le risorse, l'ho detto all'inizio, non sono tante, perché se le risorse fossero un po' più alte forse la dose di lavoro potrebbe essere più alta, e i contributi riguardo per le imprese e per ammortizzare gli interessi potrebbero essere più alti, però nonostante questo tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Una cosa che mi viene a sottolineare è questa, in parte mi sembra che l'ha sollevata la Commissione, lo diceva l'assessore prima, era già venuto fuori anche nei nostri ragionamenti, che se si può allargare la platea degli istituti bancari che possono partecipare a questi bandi, credo che sia già importante, perché magari c'è una platea più grande di banche in cui gli imprenditori, i piccoli imprenditori, gli artigiani possono rivolgersi, ma poi io credo che questo dovrebbe portare anche a una concorrenza tra gli istituti bancari, e quindi questo cercare di portare a un abbassamento degli interessi. Quindi credo che questo, quante più commissioni possiamo fare con gli istituti bancari, credo che va a vantaggio di chi ha bisogno di questi contributi. Grazie, ho finito. Rontani. A questa? Sì, una commissione. Per quanto riguarda questa pratica, secondo me si inserisce nella direzione giusta, l'ho già espresso anche in commissione, nel senso che effettivamente va nell'indirizzo delle buone pratiche, quindi al di là di tutte quelle che possono sembrare o che sono iniziative fumose, questa effettivamente ha una concretezza di base e soprattutto si inserisce in quella drammaticità cui faceva riferimento il Velutini, perché va a beneficio del mondo del lavoro, e oggi qualsiasi soluzione, magari anche in linea prospettica, che va a beneficio del mondo del lavoro, va fortemente caldeggiata e va incoraggiata. Quindi qui non è tanto per fare, come dire, far fare, come ho detto in commissione, bella figura all'amministrazione, a me non interessa, io mi sento un po' anch'io
quasi quasi un grillino, di volta in volta voto quello che... E questa è una buona pratica perché si inserisce in quel contesto lì. Siamo veramente di fronte a una drammaticità quotidiana nel mondo del lavoro che sta sfiorando addirittura situazioni al paradosso, al limite del paradosso. Io addirittura ho notato, come voi, che anche a livello sociale, in quelli che sono i rapporti del quotidiano, ci sono grosse difficoltà che secondo me nascono proprio e si concretizzano in queste situazioni di veramente affanno per le famiglie, per le imprese. E quindi io, pur mostrando, come dissi in commissione, sottolineando alcuni aspetti che secondo me evidenzierò in maniera molto veloce. Per esempio, il regolamento prevede che possono avere accesso a questa contribuzione solo le imprese giustamente collocate sul territorio di Capannori, ma che sono iscritte al registro delle imprese, ovvero sia la Camera di Commercio. Ecco, io invece la platea la amplierei anche a quei soggetti, io penso a tutti i lavoratori autonomi, a un giovane geometra, a uno psicologo, a tutti questi, al mondo, in poche parole, di lavoro autonomo, professionale, che non ha la iscrizione alla Camera di Commercio. Quindi a me parrebbe giusto dare pari opportunità a tutti, non solo a quelli che hanno l'obbligatorietà della iscrizione in Camera di Commercio. Per quanto riguarda un altro aspetto che tengo a ribadire, e mi pare che per certi versi è apparso già come antipasto sulla stampa, è una giusta pubblicizzazione, come ho detto all'assessore. Cioè, senza infingimenti, perché la gente, tutti in questa disperazione quotidiana, economica, finanziaria, magari quando si legge il comune di Capannori, finanze, eccetera, eccetera. No, bisogna essere chiari anche nei titoli, spiegarlo, che il comune di Capannori non dà soldi, non li può neanche dare. Bisogna essere chiari nel dire che il comune di Capannori ti aiuta. Ti viene incontro, ti abbassa quelli che sono gli interessi, ti segue nella pratica e quant'altro, però bisogna essere chiari, perché oggi anche la confusione, e di confusione ce l'abbiamo tutti in testa, proprio per quello che dicevo di anzi. Altra cosa che avevo chiesto, ma ho appena appreso dall'assessore, avere una maggior possibilità di confrontarsi e magari di poter fare questo finanziamento con più banche, con più istituti di credito, anche se oggi sono più arroccati, sappiamo le vicissitudini che colpiscono, ahimè, anche il sistema bancario, però rispetto al mondo delle imprese, al mondo privato, sono sicuramente più agevolate, quindi avere eventualmente la possibilità non solo di confrontarsi col Banco Popolare, perché chiaramente laddove c'è una convenzione solo con un istituto di credito, magari ci sarà meno potere di acquisto, no? Per dire, contrattuale, non d'acquisto. Quindi voglio dire, ben venga il gruppo Carige e altre realtà sul territorio. Altra cosa che avevo chiesto, queste convenzioni. Non è imprescindibile le convenzioni con gli istituti di credito, che magari fossero contestualmente presentate insieme alla convenzione con cui si chiede il finanziamento. No. Allora chiedo venia, io, ecco. Però è importante che nel momento in cui si aderisce, si fa domanda, si fa richiesta, l'impresa abbia chiaro quelli che sono gli aspetti della convenzione con l'istituto di credito e quello che è il regolamento che prevede il comune di Capannori.
La giusta pubblicizzazione, l'ho detto, quello della Camera di Commercio, le convenzioni che devono essere plurime per avere più potere d'acquisto, e siccome l'assessore ha fatto cenno anche all'altra questione sempre inerente al mondo di lavoro, che è stata quella che ha riguardato la dote, sulla quale c'è stata effettivamente a suo tempo anche qui un po' insomma di contraddizioni, quello che anch'io al tempo evidenziai e sottolineai non era tanto il prodotto, perché il prodotto anche lì va nella direzione giusta, ci mancherebbe altro. Quando un comune si adopera affinché ci sia la possibilità di collocare al lavoro, no, nuove persone, quindi quando si adopera ben venga. Io quello che criticai allora era, forse perché era la prima volta che il Comune di Capannori lo affrontava, era proprio la convenzione, che secondo me era molto fuorviante, specialmente all'inizio, dove si diceva, sembrava quasi che il Comune si sostituisse, no, al famoso centro per l'impiego, a tutte queste... Comunque, al di là di quello, questi due pacchetti, queste due iniziative, sicuramente devono essere, io lo anticipo già, il voto favorevole, con quelle piccole sfumature che ho fatto cenno. E te sai benissimo, assessore, che anche per quanto concerne avere una pluralità di convenzioni, anche tre, magari oggi come oggi, gli istituti di credito, le banche, possono inserirsi anche loro in questo contesto, e magari te puoi approfittare di questa situazione per magari avere dei tassi ancora migliori. Proprio perché oggi è guerra su tutti i fronti, anche per le banche stesse, per ricorrere al credito, e quindi avere più potere contrattuale è importante. Se ce l'abbiamo solo con la banca popolare è molto più ristretto il campo. Ok? Sodini. Allora, ma a parte questo, è stato già detto tutto e mi sembra che sia proprio un argomento importante. Quindi, tanto do il risultato della votazione in commissione, che quella mattina eravamo in 6 e c'è stato 2 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. Votato contrario il Raffanti. E mancava Biagini, e niente, voglio dire, questo cosa? Due favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, e mancava uno, quella commissione, erano 6 invece, anche quelli, gli astenuti erano Cervelli e Rontani, e poi io e Scatena favorevoli, e il Biagini era assente quella mattina. E niente, voglio dire, quando in questi momenti, come è stato detto a tutti, si va a dare contributi, soprattutto nel mondo del lavoro, è un fatto positivo. E trovo positivo anche la modifica che è stata fatta dal regolamento vecchio a quello nuovo, perché su quello nuovo si dà il contributo anche a chi chiede finanziamenti per la liquidità, non solo per comprare macchinari o roba del genere, quindi anche questo è un fattore importante. Io chiedevo poi semmai all'assessore, che non mi ricordo se in commissione venne fuori, cioè, perché, visto che c'era anche l'anno scorso, ma con diciamo questa modifica, no, rispetto l'anno scorso, com'è andato questo 2009? Ecco, com'è andato il risultato, insomma, dell'anno scorso, del 2009, di questo contributo alle aziende. Grazie. Beh, prendo la parola, tanto visto che in questo momento manca il Presidente, però visto... ma io continuo tranquillamente, Silvana, tanto la parola vedo che toccava a me, quindi... Ma effettivamente stiamo parlando di un problema che direi trasversale dal punto di vista politico-istituzionale, nel senso che negli ultimi anni abbiamo sempre più visto quanto
la crisi economica vada poi a ricadere sulle famiglie e soprattutto sull'aspetto lavorativo occupazionale. Quindi, come qualcuno anche prima di me che mi ha preceduto, è fondamentale fare, ognuno per quanto di competenza, dei passi positivi e nella direzione giusta per cercare di incrementare la lotta a questa situazione che purtroppo sempre di più si dimostra negativa, così come anche è stata evidenziata dai dati della chiusura delle aziende dal contatore appunto previsto dal Sole 24 Ore, come dimostra rispetto all'anno scorso c'è un ulteriore incremento di chiusura di attività economiche nel nostro Paese. Ovviamente se le attività economiche chiudono ci sono situazioni che vanno a ripercuotersi sull'economia ma anche sull'attività occupazionale e quindi poi anche, se uno ragiona, sull'aspetto previdenziale, perché ovviamente le pensioni per esempio vengono pagate con i contributi di coloro che lavorano, sempre più diminuiscono coloro che lavorano e magari sempre più aumentano coloro che invece usufruiscono giustamente, legittimamente la pensione, però alla fine chiaramente poi che la coperta è corta e ci saranno dei problemi, penso, soprattutto per le nuove generazioni. Io sono uno di quelli che pensa che difficilmente potrà in futuro usufruire dell'aspetto pensionistico nazionale, ma questo è un altro discorso. Per questo questa proposta, questa delibera, questo regolamento che fa l'amministrazione va nella direzione comunque di far ripartire l'economia attraverso anche, si spera, un incremento occupazionale, perché una delle possibilità per cui vengono richiesti finanziamenti all'istituto di credito è quella appunto anche di investimenti che sono sia nell'ambito degli immobili, delle infrastrutture aziendali ma anche del personale. Soprattutto in un momento come questo dove gli istituti di credito difficilmente, con difficoltà appunto, concedono prestiti e finanziamenti alle aziende, anche laddove le aziende avrebbero tutti i titoli e tutti i diritti per poterne usufruire senza creare preoccupazione all'istituto di credito. E appunto, come ho detto, in questo momento per le aziende l'aspetto di recupero liquidità, credito sul territorio è fondamentale, è altrettanto fondamentale il fatto di poter abbattere le tasse di interesse che sempre più salgono, perché gli istituti di credito, se danno credito, fra l'altro lo danno sempre a tassi molto alti. Quindi è importante quello che fa il Comune di partecipare, laddove i criteri vengono rispettati, chiaramente di partecipare a un abbattimento di questi tassi di interesse che molte volte sono veramente opprimenti per le aziende che ne fanno utilizzo. Per questo anticipo già il mio voto è favorevole alla questione in oggetto, magari anche prendendo spunto dalle osservazioni che vengono poi poste all'interno del Consiglio Comunale da vari consiglieri, che secondo me sono osservazioni giuste e da poter verificare nella loro attuazione e integrazione della delibera presente. Grazie. De Vincente. In sostanza il Comune prende atto che c'è una crisi dell'impresa e dice: sei in difficoltà, ti do una mano. Ben venga, è ovvio, questo tipo di aiuto. È una buona cosa sicuramente. Però sarebbe anche un'altra buona cosa se, oltre diciamo ad aiutare in questo senso, si favorisse magari un incentivo economico in questo caso sulla creazione, uso un termine che va tanto di moda ora, le cosiddette start-up, cioè praticamente imprese di giovani che vengono messe su praticamente dal niente. Tra l'altro la legislazione nazionale prevede anche per l'apertura delle imprese del genere il costo di un euro, però si dà valore a quello che appunto si chiama valore all'idea, un'idea che naturalmente poi può essere tradotta in un prodotto che va acquistato e quindi va al consumo. Ecco, dare anche segnali economici in questo senso, visto che noi facciamo, almeno come Comune, vedo, è molto impegnato sul sociale, su più fronti, sociale umano, sociale associazioni, sociale terzo settore, sociale appunto imprenditoriale, si
sempre naturalmente con le dovute proporzioni, ovvio. Però siamo un mega assistente sociale, ecco, se così se mi passate questa definizione. Magari, ecco, se si guarda un po' alcune esperienze, ad esempio, ora cito un po' la Svizzera, mi direte, però per esempio alcuni paesi, Svizzera, Carinzia, prevedono, diciamo, incentivi un po' più forti, fino a 30.000 euro anche per la creazione di queste imprese. Noi magari potremmo stare un po' più sullo stretto, siamo un pochettino piccolini, no, naturalmente. Però ecco, se magari un paio di persone tirassero fuori qualche idea dal cilindro, che poi trova anche un'operatività, naturalmente lavorativa, magari 10.000 euro per esempio, perché prima per fare un'impresa ci vuole un capitale sociale minimo, mi risultava 10.000 euro, però non sono ferratissimo in materia. Quindi forse potremmo dare anche segnali magari per cercare di tirar fuori da quella mente giovanile, diciamo sempre di aiutare i cercare i giovani, cercare in quell'universo per poter effettivamente magari cambiare un po' nel piccolo anche questo tipo di mondo. Grazie. Raffanti. Allora, io fino all'ultimo intervento che ho sentito del Di Vincente mi vergognavo quasi a intervenire perché volevo portare il mio pensiero a questa assemblea un po' distante da come finora abbiamo affrontato la questione. Però sento che il De Vincente ha già un po' aperto qualcosina e mi trova abbastanza in linea. Cioè, io faccio una riflessione, no? Poi chiaramente lo dico, lo premetto all'inizio, tutto quello che si fa per il lavoro, per i lavoratori, l'ho sempre detto, quindi o sono sempre stato, diciamo, una sibilla purtroppo negativa, perché dicevo sempre che c'era un rischio, da anni lo dico, non è che lo dico ora, di crisi. E quindi tutto quello che si fa, che un ente pubblico fa per il lavoro, per l'imprenditoria, è una cosa positiva. Io, facendo parte però della commissione, e quella mattina lì mi ricordo, lasciai un po' sbigottiti anche alcuni dei miei colleghi del mio schieramento, detti voto contrario. Voto contrario perché a un certo punto, cioè, mi rendo conto che sì, è vero, bisogna aiutare le aziende, portarle in banca, cioè fare il bando, come avete detto, io sono molto semplice nelle deduzioni, non ho una grande cultura, quindi scusatemi. Però si fa il bando, si fa presentare tutti i fogli, tanti imprenditori verranno, spero. E poi, in sostanza, mi sembra che già l'assessore l'ha detto, in 4 anni il Comune, che fa già un grosso impegno, insomma, sono una cifra di 2.000 euro, no? Ma noi, questa crisi che la viviamo, innanzitutto ci dobbiamo domandare da dove nasce. E siccome non è che io vivo in un mondo diverso dal vostro, è tutta nata dalle banche. Cioè, ci sono aziende, lo sento tuttora a volte in certe interviste in televisione, dove il credito, e l'assessore già ce l'ha detto, è stato chiuso quasi totalmente, e quindi tanti imprenditori si trovano in difficoltà perché noi purtroppo ci avevano abituato a lavorare tutto con le banche, perché le aziende che vivevano magari 20-30 anni fa non avranno avuto quello sviluppo e quella crescita che noi ci si aspettava, ma con le banche si è fatto tutto questo in ultimi anni e si è avuto un boom, no? Negli anni prima della crisi. Bastava andare a un supermercato per fare la spesa, si portava a casa televisori, mobili, tutto, e si portava al listino la lista dello stipendio, ci davano facilmente il credito, eccetera, eccetera. Funzionava un po' tutto così. Si andava con un geometra magari quando c'è stato il boom edilizio in una banca, venivano dati gli aiuti economici, eccetera, eccetera, col progetto, e andava tutto facile. Momento che le banche poi hanno chiuso e le cose cominciano un pochino, perché poi anche le banche non è che vivono, lo so, se c'è della crisi in giro, no? Quindi io mi chiedo, perché non rovesciare un po' il concetto? Cioè, lo capisco, e il De Vincente ha un pochino già accennato di certi territori dove sono un pochino più lungimiranti, la carenza, eccetera, si sente, no? Di dire che per un imprenditore è più semplice aprire aziende, c'è meno burocrazia, c'è meno tasse, ci sono meno tasse locali, c'è più servizi, infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io ho l'impressione che andando avanti così, tanto ci troviamo tutti d'accordo a dire si va, si dà l'aiutino, si cerca sempre, come si è fatto anche per l'IMU, per gli agricoltori, gli imprenditori, che poi in sostanza era soltanto un segnale, no? Si parlava di 5 euro, mi sembra, su un valore di terreni 5.000, è una cosa proprio... Ma insomma,
Ecco, io dico, cioè, cominciamo, cioè, secondo me, non so se sono io che sto dando i numeri da un po' di tempo, perché può anche darsi, la vecchiaia si avvicina e quindi comincio un po', ma voglio cominciare a ragionare un po', perché ho visto che poi tutto sommato, dopo anni e anni che si ragiona in una certa maniera, vengono fuori certi problemi e noi si va a portare un bicchierino di acqua nel mare e tanto non si risolve mai niente. Quindi io ero dell'idea, in commissione lo dissi, che bisognava forse intervenire più con cose concrete sulle tasse, sulla burocrazia, eccetera, eccetera. Lo so che la banca dà, qualcuno l'ha detto, facendo questo bando, il comune, scusate, dà una credibilità, perché poi il bando sarà molto selettivo, penso, bisognerà presentare tutta la documentazione, eccetera, eccetera. Però è anche vero che riaccompagniamo tanti imprenditori in una via crucis, e tanti, siccome queste vie crucis, mi sembra, anche se uno si presenta in certi istituti bancari, purtroppo, e si parla con qualche funzionario che lavora nella banca, te lo dice chiaramente, che veramente, come diceva anche Rontani, è un piangere, no? Quindi io non vorrei vedere un lento, cioè soffrire di... vorrei che veramente si cominciasse, non lo so se è possibile, se mi sogno io, si cominciasse però veramente a intervenire su cose di sostanza. Quando io vado a volte a giro per le strade, mi fermano e mi dicono: ma io devo pagare sulla tassa rifiuti, o non c'ho più neanche magari l'officina, gente che abita anche nel Compitese. Cioè, a me mi lasciano anche un pochino allibito, no? C'è certe cifre, certe cose che dico: ma come si fa a lavorare in Italia? Cioè, sembra tutto semplice, si apre un barino, si fa qui. Poi non è vero nulla, nella realtà dei fatti non è vero nulla, si dicono queste cose, ma poi... quando uno te le dice in verità, perché sono persone che, insomma, io le stimo, e questa allora ti cade, dice: ma no, noi nel comune, nelle camere di commercio, in tante cose, sui giornali, no, come diceva Rontani, sembra, pare, ecco. Va bene, io vi ho rubato anche troppo tempo, e soltanto ora sul parere non lo so se sarò contrario, perché essere contrario era per dare un segnale e per avere l'occasione anche di dire queste cose stasera. Mi asterrò, però, cioè, si procede con una vecchia maniera che io vorrei invece cercare di cambiare. Grazie. Angelini. Intervengo perché anche gli interventi che mi hanno preceduto cercano in qualche modo di portare un contributo che vada nella direzione di un cambiamento, no? Anche del ruolo del comune, e quindi la ricerca anche di vedere se si possono fare cose diverse. E mi sembra un atteggiamento giusto, tutto sommato, no? Quello di vedere se rispetto a situazioni che cambiano ci possono essere interventi anche più significativi, aiuti che incidono maggiormente. Io, per quello che posso contare, sarei aperto a proposte di questo genere, ovviamente da valutare. So con certezza che il Comune di Capannori e l'amministrazione comunale si stanno muovendo per far sì che il Comune sia meno burocratico, che si possano fare tante più pratiche tramite internet. E quindi questa è una direzione che porta senz'altro a sburocratizzare. Ovviamente si tratterà di vedere poi le singole pratiche, in questo momento sono un po' fuori dal meccanismo che ho frequentato per tanti anni, non so giudicare, però sicuramente le pratiche via internet sono una risposta positiva. Ci possono essere ulteriori passaggi nella direzione di migliorare rispetto al sistema delle imprese, ma io dico rispetto anche al cittadino, perché il comune è un grande ente di servizi, e quindi su questo punto credo che tutte le amministrazioni comunali si giocano la sua partita, la sua immagine e la sua capacità di gestire al meglio le cose. Su questo piano, quindi, se ci sono proposte anche che possono andare in questa direzione, io invito a farle e a portarle in discussione o nelle commissioni, nel Consiglio Comunale, comunque va bene. Di certo c'è che il Comune di Capannori ha fatto il Fondo per il Lavoro
e ha introdotto la dote, sulla quale poi sarebbe anche utile che ogni tanto ci fosse una verifica di come stanno andando le cose. Ho letto sui giornali alcune informazioni, ma mi piacerebbe che il Consiglio Comunale venisse messo a conoscenza di come vanno queste iniziative, sia quella per il Fondo del Lavoro, la famosa dote, sia quella relativa al finanziamento in conto interessi che facciamo per le imprese di oggi. Perché per dare poi anche una valutazione di quanto incidono questi strumenti, si tratta di vederlo facendo un bilancio. E questo è un elemento, un fattore decisivo anche per capire se andiamo sulla strada giusta o se c'è da cambiare delle cose. Quello che è certo è che le imprese, soprattutto quelle più piccole, hanno fortissima difficoltà ad accedere al credito, perché le banche già prima ostacolavano le imprese, soprattutto sulla richiesta di liquidità. Perché una cosa è andare a chiedere un finanziamento per acquistare un macchinario o per fare un investimento anche in edilizia o sulla struttura, dove in sostanza la cosa si vede e anche il progetto è più corposo anche per la banca. Un'altra cosa invece è andare a chiedere un finanziamento per la liquidità. E su questo punto il regolamento mi sembra cambiato, cioè è stata introdotta proprio anche la possibilità, perché questa va detta, non mi sembra che sia stata detta con chiarezza, che è stata introdotta nel regolamento questa fattispecie di credito che le banche possono erogare alle imprese, e su questo punto il Comune può intervenire abbassando il tasso dell'1%. Sarà poco, però è significativo. E insieme al sistema delle associazioni che hanno costituito i consorzi fidi, eccetera, si può comunque lavorare per aiutare il mondo economico. Quindi io darei un giudizio positivo con l'accortezza di prendere tutte le osservazioni che sono state fatte, valutarle anche successivamente, per cui facciamo questo passaggio con l'impegno poi di verificare e valutare se è possibile ad esempio ampliare, come è stato proposto, l'area fuori dal sistema delle imprese ai professionisti. Io non lo so se questo è possibile e lo farei soltanto a ragion veduta, cioè soltanto vedendo come vanno queste proposte sul terreno economico, sul terreno delle imprese, che sono certamente prioritarie. Però non escludo anche gli altri lavori, sono tutti importanti i lavori, quindi vanno valutati tutti nello stesso modo, però ci sono delle priorità. E sicuramente la priorità scelta dal Comune in questa fase mi sento di condividerla. Sindaco. Ma dunque io non mi voglio sovrapporre all'assessore che parlerà e risponderà alle richieste fatte. Vorrei soffermarmi sull'intervento, diciamo, sui due interventi di De Vincente e di Romano, perché soprattutto in quello di Romano è apparso un nichilismo strisciante. Allora io dico attenzione, no? Perché noi siamo qua eletti e quindi non è che noi possiamo, come dire, diventare coloro che sostengono che nulla si può fare, perché noi siamo qui per fare, o quantomeno per tentare, naturalmente nel nostro piccolo, di fare. E allora attenti a non scadere nella bassa demagogia da bar, perché è sì vero che questo è un provvedimento che va, come dire, modestissimo, come ovvio che sia, perché
a, come dire, sostenere le attività imprenditoriali, no? Con un contributo in conto interessi che è ben poca cosa, ma è un segnale. È un segnale di disponibilità da parte dell'amministrazione comunale al mondo delle imprese che sono in difficoltà. Se il mondo delle imprese va in difficoltà anche il mondo dei lavoratori. Se il mondo dei lavoratori va in difficoltà la società. Allora, inevitabilmente, dando un segnale alle imprese, si dà un segnale alla società. E ripeto, partendo dal concetto che è piccolissimo. Però vorrei inquadrare questo piccolo segnale alle imprese in un segnale, diciamo così, di sistema che noi abbiamo provato a dare in questi anni, ma soprattutto in questi ultimi 6-7 mesi, ai vari mondi, compreso quello dei lavoratori, compreso quello dei sottoccupati, dei cassa integrati, dei disoccupati, dei giovani, in un pacchetto di misure modeste, ci mancherebbe, perché il Comune non può avere, diciamo così, potestà legislativa e soprattutto risorse a disposizione di chissà quali ampiezze, ma le abbiamo date. Quindi noi abbiamo voluto dare un segnale a tutti i vari settori della nostra società, accostate a un grande intervento sul sociale, che sapete essere il Comune di Capannoli, credo tra i primissimi in Toscana, se non il primo, come rapporto spesa sociale abitanti. Allora, in questo pacchettone, come dire, è concentrato anche questo intervento, quindi io non lo slegherei dal resto, Romano. Cioè, noi abbiamo fatto quello che, come dire, ci è sembrato opportuno, utile, compatibilmente con le nostre risorse, fare. Si può fare di più, io lo dico sempre, si può fare anche meglio, e anche questo lo sostengo. Però mi sembra che non si può astenersi di fronte, lasciamo perdere votare contro, che quello può essere, come dire, una manifestazione negativa contro il sistema, no? Ma non si può astenersi di fronte a un provvedimento di questo genere, perché può essere assolutamente migliorato, ma, come dire, è un segnale di disponibilità verso la società. Quindi sarebbe in contraddizione proprio con quello che tu hai detto, Romano, l'astensione. Secondo me, il mio modestissimo ovviamente parere, e non voglio, come dire, andare oltre. In più io dico, attenzione, perché noi non bisogna confondere le misure paese con le misure comune. Cioè, le misure paese non le facciamo qui. Noi qui facciamo le misure attagliate, come dire, alla giurisdizione che può avere un comune. Quindi noi ci dobbiamo necessariamente conformare alle misure paese. Su quelle posso darti anche parzialmente ragione. Posso dare parzialmente ragione a coloro che dicono sono sbagliate le misure paese. Ecco, ma attenzione, da lì a dire sono sbagliate le misure comuni perché sono sbagliate le misure paese, bisogna starci attenti. Quindi io dico questo, attenzione a non rovinare nel lichinismo fine a se stesso. Ecco, io lo dico perché questo è un atto di costruzione. Noi stiamo costruendo qualcosa a Capannoli, no? Ripeto, con mille limiti assolutamente, ma proviamo a costruire qualcosa per la nostra società e per la nostra comunità. Ecco, non sviliamo il lavoro che viene fatto, anzi, arricchiamolo, perché se ci sono delle proposte di questo Consiglio Comunale, voglio dire, portiamole sui tavoli della Giunta, ma facciamo anche dell'iniziativa, diciamo così, consiliare su questi temi, perché trovate porte aperte, assolutamente. A proposito di porte aperte, io lo dicevo prima sommessamente all'assessore rispetto ai professionisti, non perché faccio il professionista, ma perché vedo che il popolo dei giovani professionisti è in grande difficoltà al pari delle imprese. E allora noi bisogna sostenere anche quel mondo. Perché sapete che ormai il 40-50% dei professionisti non sono iscritti alle casse, sono iscritti alla gestione separata e sono in difficoltà, oltre a quelli delle casse. Però quelli delle casse hanno delle agevolazioni indotte dai propri albi o collegi di appartenenza. Gli altri no. Allora, per quelle categorie professionali io credo che sia giusto provare a identificare un protocollo di intesa simile, naturalmente. La Camera di Commercio non ha senso perché non sono imprese, quindi c'è bisogno di riferirsi altrove, però credo che una misura di questo genere debba essere necessariamente studiata. Quindi io recepisco con favore le indicazioni sorte in questo Consiglio Comunale rispetto ad un ulteriore protocollo con le attività professionali. Quindi, ecco, starei alto su questo tema qui. Il tema del lavoro
a tutti i livelli e anche le imprese lavorano, vorrei essere chiaro, è un tema che deve essere centrale di questo Consiglio Comunale e della Giunta. Allora, rendiamo alta la nostra risposta, non la rendiamo bassa con una risposta, diciamo, ripeto, che mi permetto di dire, Romano, è un po' demagogica, no? Va tutto male, la colpa è delle banche, noi non si può fare nulla, si dà un bicchierino di acqua in mare. No, noi dobbiamo dire il contrario, noi portiamo il nostro bicchierino, per carità, che sarà un bicchierino, ma se tutti lo portano probabilmente qualche cosa si fa. Io sono di questa idea, quindi ecco, non ci scoraggiamo. Io parto da un concetto, finisco con un concetto ottimistico, perché noi dobbiamo fare il nostro lavoro, siamo stati eletti per farlo. Io non ho altre... Stavo dicendo che non avevo altre richieste, ma ecco quella di Rontani. Rontani però, scusa, mi sembra che avevi già... per la dichiarazione? Va bene, allora fai la dichiarazione per il gruppo o tua? Bene. No, anche perché stranamente oggi mi trovo veramente in sintonia, sarà perché si tocca il mondo professionale. E guardate, un aspetto, ma lo dico proprio con la massima serenità, che ha sottolineato il sindaco, perché io lo vivo quotidianamente e probabilmente anche lui, voi non immaginate questi imprenditori nel momento in cui non si sentono più soli, perché noi abbiamo la gente in ufficio che ha bisogno di sentirsi quasi spalleggiato, vuole delle parole di conforto, anche pleonastiche, anche che non servono a nulla, ma ha bisogno dei punti di riferimento. Quindi quello che diceva, purtroppo è vero, si fa anche un'opera sociale, come si fa a dire no? Quindi è molto importante che addirittura l'ente locale in qualche maniera individui nel mondo del lavoro e faccia sì che quelle imprese, che sono veramente tante, 53 ditte chiudono al mese, i dati della Camera di Commercio, ma ce ne rendiamo conto? Che cosa vanno a fare? Tutto il mondo del sommerso, tutto il mondo delle fabbriche, delle nostre industrie che si stanno deteriorando. Quindi voglio dire, poi è chiaro, giustamente Raffanti dice, ma è però un segnale, anche sotto l'aspetto di avere un partner in questa, sentirsi dire, il comune tutto sommato mi dà no. Poi, come dicevo, ho sempre detto a Maurizio, o mi fa telefonare dalla gente che pensa che il comune dia soldi, io sono l'imbecille che ci sono dentro, io li faccio prendere. Il comune non li dà soldi, ecco perché dico una giusta pubblicizzazione. Quindi, e altra cosa significativa, non vedo come non la si possa votare, è che una grossa novità in questo nuovo regolamento rivisto, ristrutturato, riguarda proprio le start-up, la liquidità. Oggi si prende un giovane che è caro a te, il mondo del paesaggistico, un giovane che volesse emergere come lavoratore autonomo, dove lo porti? In banca non ci andrà pure perché perdi tempo. Qui quantomeno, purtroppo, c'è quel discorso, quell'inghippo della Camera di Commercio. Sì, no, però voglio dire, quindi la liquidità su una start-up, non sugli investimenti, e questa è una grossa innovazione che io ho detto, bravo Maurizio, qui ti sei adoperato, perché non c'è banca che su un progetto, su delle parole, su un giovane diplomato, su un giovane laureato, ti dà fiducia e ti dà affidamento. Non esiste, non le dà neanche a quelli che sono strutturati, figuriamoci a quelli che iniziano una nuova attività. L'unico neo, perdonami Angelini, la burocrazia purtroppo in certi uffici, anche al Comune di Capannori, ma burocrazia in senso proprio che si perdono nei meandri, in certe... bisognerebbe, no? Per esempio prima sono emerse delle criticità quando parlavamo di alcuni, sembrerebbe, aspetti affrontati da alcuni dirigenti in maniera, diciamo, superficiale, no? Ci vorrebbe un po' più di rispetto anche negli uffici, io dico in generale in tutti gli uffici, perché io li giro dalla mattina alla sera, ma soprattutto per quello che dicevo prima, un imprenditore che ha dei problemi, che quindi viene
in comune, che va all'ufficio SUAP, dico quello perché come all'ufficio IMO e via discorrendo, non sempre trova al front office persone, senza offesa a nessuno, qualificate o che abbiano una, come dire così, una grossa preparazione che ti mettano in condizione di risolvere certi problemi. Purtroppo c'è anche da scontare in alcuni uffici, secondo me, alcune criticità, chiamiamole così, che derivano da anni e anni. Ecco perché dico, un'altra opera, l'ho sempre detto, che un'amministrazione comunale, un'altra veramente mettere in campo tutte quelle risorse per reingegnerare, come si dice, ingegnerizzare tutti gli uffici. Quando si parlava, no, dottoressa, del discorso della revisione dei PEC della, e via discorrendo, questo è un grosso sforzo e purtroppo è, ma non dico solo alcuni di Capanne, perché insomma ne vedo anche situazioni anche peggiori, tanto per essere chiaro, però anche lì contestualmente un comune che per la maggior parte va per la maggiore, primo di qui, di là, di sotto e di sopra, no? Anche questi aspetti qui li deve curare, perché se in se l'azienda va bene, se l'azienda, parlo proprio come azienda in senso stretto, è anche grosso, anche grazie al management e soprattutto anche alla forza lavoro, e quindi quello si otterrebbe il massimo. Quindi questo va sicuramente in una posizione oggettivamente concreta di un segnale. Ci sono anche quello che viene dopo, il provvedimento, io lo dico così, lo anticipo anche perché devo andare, che riguarda, per dire, addizionale IRPEF, quello è molto più fumoso perché su 15.000 euro è un segnale di 6 euro, però vabbè, quello secondo me va nella direzione dell'immagine, perché giustamente loro prediligono anche questo aspetto qui, ma io non c'ho niente in contrario, però il provvedimento di dopo è qui squiglie, nulla. Qui è un segnale che secondo me va più a fondo e apre degli scenari e delle possibilità che sicuramente vanno nella direzione giusta in quelle che sono le criticità che stanno intaccando il sociale. Io dico, da giorni, da mesi, da anni si sta dando allo scontro sociale. Non c'è più rispetto per le persone, siamo tutti sconcertati, non abbiamo più priorità, non abbiamo più obiettivi, ci scandiamo uno con l'altro, per dire, su questioni anche di lana caprina, proprio perché mancano delle sicurezze, delle basi anche e soprattutto nelle famiglie. Non parliamo poi delle ripercussioni appunto che queste situazioni creano nelle famiglie, tutti i disastri dei giovani, del mondo giovanile, che sono in giro in cerca di lavoro, ma io che ci sono dentro, anche stamani facevo una considerazione, ma non perché, parlando sempre di queste tematiche, qui la gente, i giovani, mi rattrista, stanno andando via dall'Italia, stanno andando via. E allora mi ricordo quello che diceva mio nonno, quello che si sa hanno fatto i nostri vecchi, quando con la valigia di cartone. Quindi voglio dire, ora non è che noi possiamo avere la bacchetta, però queste sono cose che ovviamente vanno... Anzi, vanno caldeggiati, va detto, io onestamente dico, a Comune di Capanne si fanno queste cose, poi ci fa tante altre cazzate, tanto oggi si può dire anche questo termine, però questa è una cosa che va nella direzione giusta. Scusa, Rontani, dichiarazione di voto? Voto favorevole, non succederà mai più, ma fin... De Vincente. Diciamo che questa è sicuramente una discussione un po' più intrigante di molte altre che a volte naturalmente siamo oggetto, no? Che andiamo a fare. Allora, tutti sanno che io sono un dentista, lo sanno tutti, no? Se non qualcuno lo sapesse. Allora, il dentista ha un assistente, il dentista crea lavoro. Il dentista naturalmente investire in attrezzature che
costano moltissimo, fra l'altro, perché non tutti sanno, e questo lo dico per tutta la platea, che la conduzione di uno studio dentistico, il mio è modesto, è onerosissima. Onerosissima. Faccio un esempio. Metto un po' di colore perché ci vuole, anche se le patate qualcuno non le ha gradite, però comunque non era superficiale, erano state dette in passato e sinceramente l'aveva detto qualcun altro, io l'ho ripreso, ci ho messo una nota di colore nel mio intervento. Chiudo questa piccolissima parentesi. Nel 1996 il mio commercialista mi chiama e mi dice: hai comprato un portascope? E io gli rispondo: sì, ho comprato delle strutture, degli apparecchi di servizio che mettono il ripostiglio, tra cui c'è un portascope. Lui mi dice: ma è d'oro? Dico: no, non è d'oro, è di lamiera, bianca. Non è possibile. Dice: ma sai quanto l'ha pagato? Dico: veramente, sono 4 mobili, ho pagato 4 milioni di lire. Io: buono, ma questo portascope, lui incalzava, sai quanto l'ha pagato? Dico: proprio nel dettaglio no. Lui mi risponde: l'hai pagato 750.000 lire più IVA del 20%, quindi io l'avevo pagato 900.000 lire il portascope. La proporzione, 900.000 lire il portascope. Allora io tra me dico: porca miseria, ma truffato, mi ha preso in giro quello che me l'ha venduto, no? Telefono subito dopo, dico: tu mi hai venduto il portascope? Sì, dice. L'ho pagato sta cifra, perché fra l'altro poi era andato a vedere a Brico Center lì a Maglia 125.000 lire il portascope, dico, un aumento del 500%, del 700%. Morale, lui mi rispose: caro Antonio, la roba per dentisti è cara e t'adegui. Allora, per fare un esempio, che la conduzione di uno studio dentistico è onerosa. Aspetta, no, ora arrivo, no, fammi aggiungere questa cosa, che fare impresa è costosa, punto. Allora, aggiungo sulla start-up, naturalmente l'eventuale finanziamento, se fosse, dovrebbe essere affidato a un comitato tecnico-scientifico, a mio avviso, composto da un politico, da un imprenditore che è nel mondo del fare, forse vede un po' come funzionano le imprese, e da uno specialista scientifico che effettivamente può valutare la bontà magari di quell'idea, naturalmente, di quella persona, di quel piccolo imprenditore che vuole accedere a un finanziamento. Quindi, ripeto, anche qui bisogna fare attenzione su come si danno i soldi, perché in altre realtà, se io ti do qualcosa, vado poi a controllare se effettivamente hai realizzato quel qualcosa. Lo so, la banca, vabbè, se si trova un accordo, se si trova uno sponde, naturalmente, in quel caso lì, triangolazioni, naturalmente, se è comune in questo senso. A me, per rifare lo studio, mi hanno chiesto un tetto del 7%, va bene? Se me lo fa a 5, risparmierei qualcosa. Vabbè, spero di aver fatto sorridere un po'. Favorevole. Io passerei allora, non ho altre richieste, passiamo alla votazione. Ah, devi dare. Allora, assessore Vellutini, ma la risposta allora deve essere prima delle dichiarazioni di voto. Però sono favorevoli nonostante le risposte. Assessore. No, vi voglio un attimo, ci sono state delle affermazioni e quindi è giusto che ci sono state anche oltre osservazioni delle domande e quindi è giusto delle risposte. Allora, io vado in ordine cronologico. I Rontani ha chiesto l'ampliamento della platea anche a liberi professionisti. Allora, è anche vero che tenete conto tutti i regolamenti comunitari, i regolamenti delle regioni fanno riferimento alle imprese e così anche noi abbiamo fatto riferimento alle imprese, perché comunque le imprese ha una ricaduta nel mondo occupazionale, insomma, no? Importante, ancor più dei liberi professionisti, anche se ovviamente anche i liberi professionisti hanno delle ripercussioni nel mondo del lavoro.
darò mandato al dirigente di valutare se tecnicamente è fattibile fare un regolamento inserendo i liberi professionisti. Però io qui sono d'accordo anche su quello che aveva detto l'Angelini, nel senso che intanto vedrei anche come parte questi finanziamenti. Sappiamo anche che il plafond a disposizione, benché importante, comunque è limitato e quindi valuterei inizialmente come va con le imprese. Poi dopo, ovviamente, sempre che si possa fare, nulla vieta, nulla osta, fare un nuovo regolamento e allargarlo a liberi professionisti. La giusta pubblicizzazione condivido, però qua purtroppo si entra in un campo dove i nostri comunicati stampa poi vengono letti, interpretati dai giornalisti, a cui molto spesso nel bene e a volte anche nel male piace dare un titolo che poi, andando a leggere l'articolo sottostante, magari non dico che è in contraddizione, ma mancaci poco con l'articolo che mettono in grassetto. Però ovviamente cercheremo, soprattutto anche le persone che telefonano e che verranno direttamente allo sportello, di dare la giusta informazione, perché effettivamente il contributo lo dà le banche e il merito creditizio spetta alla banca, non al comune. Noi cercheremo di essere, come siamo stati nel precedente regolamento, celeri nel passare la pratica e dare il contributo alle imprese. Il discorso delle altre convenzioni con ulteriori istituti bancari. Allora, come vi ho ricordato all'apertura, abbiamo già la Banca del Monte che mi ha dato l'ok a esternare al Consiglio Comunale la loro disponibilità a fare la convenzione. La prossima settimana mi incontrerò con questo responsabile, dottor Molinari, il quale mi ha già detto, e qui in effetti si sta verificando un po' quello che qualcuno di voi ha detto, mettendoli un po' in concorrenza, mi ha detto che ci sono dei tassi estremamente agevolati. Io ho visto che a spanne sul nostro territorio ci sono circa 30 sportelli bancari. La Banca del Monte e la Cassa di Risparmio di Lucca sono estremamente importanti. C'è un altro istituto bancario importante in termini di filiali che, come dire, contatterò per vedere, insomma, di arrivare a tre, ed è l'istituto della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, che è del gruppo Intesa San Paolo. Dopodiché effettivamente già con questi siamo ben oltre, abbiamo quasi la totalità delle filiali, degli sportelli bancari sul nostro territorio. Il Sodini aveva richiesto l'andamento del precedente regolamento. Allora, nel 2009 era piena crisi, proprio è stato il primo regolamento fatto. Tra l'altro, devo dire, io me lo sono trovato quasi fatto, perché molto a quello aveva lavorato l'assessore alle finanze Pizza nella fine del suo primo mandato, e quindi abbiamo poi curato i dettagli e siamo subito partiti appena insediati. Sono state circa 30 le imprese che hanno richiesto il finanziamento, molte delle quali anche giovani imprenditori, il che ci fa ancora più piacere. Quello era appunto però solo per investimenti. Qua effettivamente ci sono due novità. Appunto, sulla base del vecchio regolamento abbiamo cercato di, e considerato anche il contesto in cui ci troviamo, di inserire questo discorso della liquidità. L'avevo detto nel mio intervento, lo ribadisco maggiormente, qua abbiamo anche la possibilità di finanziare la liquidità. Questo anche per le start-up, che le start-up, ricordo, erano già presenti anche nel vecchio regolamento per investimenti. È anche vero che le start-up effettivamente quando partono hanno anche bisogno di investire per macchinari, quindi a loro tornava benissimo anche il precedente regolamento e le precedenti convenzioni. Però è logico che, se oltre agli investimenti, perché non è che una cosa esclude l'altro, possono avere anche ulteriori soldi per la liquidità che comunque serve, ben venga. Quindi questo è estremamente importante per
rispetto all'altro regolamento, la liquidità. Un altro elemento importante che abbiamo inserito nella convenzione con la Cassa di Risparmio di Lucca e che comunque proporrò anche agli altri è quello anche dell'allungamento della durata del finanziamento, perché da 36 mesi l'abbiamo portata a 48 mesi. Questo vuol dire due cose: intanto un 1% di interessi in più alle imprese, e l'altro aspetto è quello di avere comunque delle rate da pagare più basse, perché si allunga la durata del finanziamento. Però anche sulle start-up ricordo che il merito creditizio spetta alle banche, ecco, non al comune. I Raffanti. L'intervento dei Raffanti ha già risposto il sindaco, che condivido in pieno. Ricordo che io spesso mi definisco un umile assessore di campagna, nel senso che le possibilità, soprattutto poi nell'ambito del mondo del lavoro, come dire, per certi aspetti addirittura anche il governo italiano ha le mani legate, perché ci sono organismi sovranazionali, quindi puoi immaginare la potenza di fuoco, come si usa dire in economia, che può avere un comune. Però noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare, abbiamo tolto i diritti amministrativi, ma si discuterà poi da qui a settembre della TARS, ma grazie a quello che ha fatto il comune di Capannori in questi ultimi anni, il 10% di IVA sarà detraibile per le imprese, e non è così per altri comuni. Si parlerà delle start-up, ci sono degli asili nido domiciliari che hanno un contributo da parte del comune, abbiamo inserito la PEC. Insomma, cerchiamo di fare la dote del lavoro. La dote del lavoro, chiedevate informazioni. La dote del lavoro, come ho detto, siamo partiti in sordina, però nell'ultimo mese sono state richieste due lavoratori giovani nell'ambito dell'albo, quindi in un solo mese due, in tutto sono tre. È quel famoso piccolo bicchiere, però abbiamo due lavoratori di Capannori che, non lo so, probabilmente possono aver scalzato altri, perché comunque c'è un contributo di 5.000 euro che l'impresa si trova, e sono due ragazzi giovani, rientrano nella prima fascia, assunti a tempo indeterminato. A tempo indeterminato, quindi se no non prendevano 5.000 euro. Cioè, mi viene da dire che comunque noi in un contesto generale cerchiamo di fare. Concludo, mi viene in mente quello che diceva un politico francese, perché noi ora andiamo di moda in Francia, che è un padre fondatore praticamente dell'Europa, è stato il primo presidente della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Jean-Marie Monnet. Diceva: non è quello che conta, non è essere ottimisti o pessimisti, l'importante è essere determinati. Noi cerchiamo di esserlo. Passiamo allora alla votazione. Concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di contributo in conto interesse alle imprese. Approvazione e modifica al regolamento. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecuzione. Ah, scusa, non avevo visto. Contrari? Nessuno. Astenuti? Raffanti. Immediata esecutività? Favorevoli? Solita votazione precedente, contrari nessuno, astenuti Raffanti. Passiamo adesso alla delibera successiva, approvazione modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale dell'IRPEF. Prima di passare la parola all'assessore Pizza, sostituisco lo scrutatore Lucchesi, che sta uscendo, con Lencioni Pio. Assessore Pizza. Sì, buonasera a tutti. Allora, come già annunciato anche nei consigli, insomma, precedenti, anche quando abbiamo discusso il bilancio di previsione, avevamo già anticipato, insomma, che entro la data del 30 giugno, che è la data, insomma, prevista come scadenza per poter applicare delle modifiche al regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, abbiamo deciso di fare che cosa? In base anche a quanto
sottoscritto con l'accordo dei sindacati di introdurre il principio di progressività, cioè che cosa si fa? Fino ad oggi, e quindi il regolamento, l'addizionale comunale all'IRPEF, prevedeva che cosa? Prevedeva una strutturazione così articolata, cioè una fascia, un'addizionale secca allo 0,8 con una fascia di esenzione a 14.500 euro, così era strutturata la nostra addizionale comunale IRPEF. Col nuovo regolamento che andiamo ad approvare questa sera, invece che cosa si fa? Si introduce la progressività dell'addizionale stessa, prendendo come punto di riferimento quelli che sono gli scaglioni IRPEF nazionali, statali, perché così dice e prescrive la legge. Quindi vengono individuati sostanzialmente 5 scaglioni di reddito: il primo scaglione è quello che va da 0 a 15.000, poi c'è quello che va da 15.000 a 28.000, quello che va da 28.000 a 55.000, quello che va da 55.000 a 75.000 e quello che va oltre i 75.000 euro. E che cosa facciamo? Rimoduliamo, diciamo così, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, distribuendola in maniera progressiva su questi scaglioni progressivi di reddito. E quindi si stabilisce che l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per i redditi compresi da 0 a 15.000 è lo 0,76%, per i redditi compresi da 15.000 a 28.000 è lo 0,77%, per i redditi compresi tra 28.000 e 55.000 è lo 0,78%, da 55.000 a 75.000 lo 0,79% e oltre i 75 lo 0,80%, mantenendo ferma la fascia di esenzione a 14.500 euro. Quindi si garantisce la fascia di esenzione a 14.500 euro, ma si introduce la progressività dell'addizionale che viene modulata dallo 0,76 fino allo 0,8 secondo quelli che sono gli scaglioni di reddito previsti, diciamo così, dall'IRPEF statale. Se siamo su, ecco, 11 Cecchini. Sì, io avevo solo una domanda sulla progressività, cioè sugli scaglioni. Era possibile farli più progressivi, cioè quindi differenziarli più, oppure era una scelta obbligata questa? Giampaoli. Grazie, signor Presidente. Non c'è da dire molto praticamente su questa pratica, è una pratica importante e praticamente si pone fine anche a una piccola incertezza che la normativa prevedeva. In questo modo, istituendo la progressività, si viene sempre un pochino anche incontro diciamo ai cittadini che si trovano a pagare, perché bene o male hanno una minimissima riduzione, ma anche questo, messo tutto insieme, tutto nel calderone, può far comodo. In pratica quello che c'è da rilevare, appunto, che rimane la soglia di esenzione, come ha detto prima l'assessore, e che tutto questo logicamente comporta anche una riduzione di entrate nelle casse del comune. È un'esenzione, cioè diciamo è una riduzione da non sottovalutare, di circa sui 200.000 euro annui, però bene o male, come dicevo prima, viene introdotta questa, la normativa introduce questa progressività, questa rimodulazione che mi sembrava di aver capito quando l'abbiamo trattato in commissione, questi scaglioni, anche per rispondere indirettamente, poi lo farà sicuramente l'assessore, sono stabiliti per legge, cioè non è che noi al Comune di Capannere abbiamo deciso e quantificato gli scaglioni, bensì sono già stabiliti a livello nazionale.
La pratica è passata dalla Commissione come prevede, praticamente ci sono stati i voti favorevoli della maggioranza, Panebianco, Paradisi e il sottoscritto, era assente Orsi per motivi giustificati e ci sono state le astensioni, diciamo, dell'opposizione, perché volevano capire un pochino meglio la pratica, la situazione e magari anche poterla condividere con i gruppi stessi. Penso di aver detto tutto, credo che sia un altro piccolissimo passo in avanti che l'amministrazione fa insieme a quello che abbiamo votato precedentemente, insieme a quello dell'IMU che poi passerà e che già a suo tempo abbiamo rivisto per quanto riguarda i terreni agricoli. Grazie. Ceccarelli. È una pratica che indubbiamente va, diciamo, a rendere un po' più equa l'applicazione dell'addizionale IRPEF, anche se la progressività delle aliquote secondo noi andava fissata in maniera un po' più, con un differenziale un po' più sostanzioso fra un'aliquota e l'altra. Ora, noi proprio come UDC avevamo sempre sollecitato da tempo l'applicazione dell'addizionale IRPEF suddivisa in scaglioni, perché ritenevamo e riteniamo che un'applicazione tutto o niente, cioè fino a un certo punto non si paga nulla, da un certo punto, da un certo livello di reddito in poi si paga tutta l'addizionale, non rispondesse a criteri di equità, come è facilmente intuibile. Ci è sempre stato risposto che la legge non prevedeva di poter fare questa suddivisione. Però, Presidente, vorrei un po' di silenzio, perché ci è sempre stato risposto che la legge non prevedeva la possibilità di fare questo scaglionamento. In effetti è così, anche se molti comuni da anni, anche comuni a noi vicini, penso ad esempio a comuni della Versilia, avevano graduato appunto l'applicazione dell'addizionale IRPEF, che non è da sottovalutare come qualcuno diceva. Insomma, se pensionati e lavoratori dipendenti soprattutto, che pagano per intero, diciamo, le tasse sull'intero del loro reddito, verificano mensilmente quanto pagano di addizionale, non si tratta di cifre così irrilevanti e quindi va applicata l'imposta in maniera più equa possibile. Quindi, ricapitolando, è un provvedimento che noi avevamo auspicato da anni. Si è concretizzata la possibilità legale di attuarlo, anche se devo dire per l'esattezza che i comuni che da anni lo applicano, lo scaglionamento, non avevano avuto sanzioni dal Ministero, dai livelli statali. Quindi, di fatto, era già possibile applicarlo. Però, ecco, noi rileviamo, mi sembra l'ha detto anche il consigliere Cecchini, semmai la insufficiente articolazione degli scaglioni, che se fosse stato possibile, cioè differenziare in maniera un po' più consistente appunto l'aliquota corrispondente a ciascun scaglione. Comunque, se rinnoviamo quindi e ci associamo alla richiesta che fa il consigliere Cecchini per vedere se è possibile ulteriormente incidere su questo aspetto. Se non c'è la disponibilità, comunque annunciamo un voto favorevole, perché è un provvedimento che avevamo da sempre chiesto, anche quando ci veniva detto che legalmente non era possibile, e noi rispondevamo che molti comuni in Italia lo stavano applicando senza avere sanzioni, e quindi quando un provvedimento va nel senso dell'equità e non è sanzionabile, per noi va bene, quindi voto favorevole, con la richiesta, se è possibile, di incidere ulteriormente sugli scaglioni, sulle aliquote corrispondenti. Assessore Pizza. Sì, allora, per quanto riguarda la domanda del consigliere Cecchini,
la possibilità di introdurre gli scaglioni di reddito è strettamente legata al fatto che si debbano utilizzare gli scaglioni, diciamo così, ministeriali, quindi non si possono prevedere scaglioni diversi, questo lo prevede proprio la normativa. Cosa è successo nel corso di questi anni? Che c'è stato un iter legislativo abbastanza complicato, abbastanza dibattuto, tant'è vero che ancora oggi esistono due possibilità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, quindi l'addizionale secca con una fascia di esenzione come l'avevamo prima e la possibilità che una volta che è stata, insomma, c'è stata chiarezza dal punto di vista normativo, noi abbiamo recepito, cioè quella di poter prevedere l'introduzione degli scaglioni di reddito, ma non siamo liberi di decidere come articolare gli scaglioni stessi, siamo liberi di decidere, diciamo così, l'addizionale stessa. Però, come già ha detto il consigliere Giampaoli, questa operazione per noi comporta una minore entrata, che è una minore entrata abbastanza consistente, visto anche quali sono i tempi che corrono. Quindi è un ulteriore sforzo che facciamo, che anche questo deve essere inserito nella cornice generale di cui abbiamo parlato prima, che va incontro diciamo così, alle famiglie in un momento in cui ci rendiamo conto, insomma, che la situazione è complicata. Passiamo alla votazione, approvazione e modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF. La segretaria mi dice che ha necessità di rifare l'appello, abbiamo perso alcuni movimenti. Segretaria. Scusate, ma almeno siamo sicuri di tutti. Del Ghingaro. Amadei. Angelini. Manducci. Giampaoli, Massei, Matteucci, Orsi, Paradisi, Pisani, Raffanti, Rocchi, Scatena, Sodini, Del Sarto, De Vincente, Pane Bianco, Biagini, Cecchini, Bartolomei, Cervelli, Lazzareschi, Lencioni, Lucchesi, Masini, Zappia, Ceccarelli, Frediani, Rontani, Menconi, Rosi. Grazie. Procediamo allora con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività, solita votazione unanime. Passiamo adesso alla successiva delibera, modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 della 22, del 2/2/2012 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale numero 43 del 27 settembre 2012. Assessore Pizza. Sì, allora questa è una modifica al regolamento per l'applicazione dell'IMU che semplicemente recepisce la possibilità di poter attualizzare sostanzialmente quello che abbiamo deciso in relazione all'aliquota agevolata per le case concesse in uso gratuito. Noi già in Consiglio Comunale abbiamo deciso la riduzione, lo sapete, no? Dal 10,6 al 7,6, è necessario che questa decisione che il Consiglio Comunale ha preso venga recepita all'interno del regolamento. Quindi la modifica sostanziale di questo regolamento è rappresentata dal fatto che viene introdotta la possibilità di prevedere un'agevolazione, quella che noi abbiamo già deciso, per le case concesse in uso gratuito. Questa è la cosa fondamentale. Ci sono altre piccole aggiustature, tra virgolette, ma sono veramente aggiustature di forma ma anche di sostanza, nel senso che per esempio si dice che per poter presentare la dichiarazione fini IMU non si fa più riferimento a una data precisa ma si scrive semplicemente, si fa riferimento alle scadenze previste dalla normativa vigente
un esempio che vi faccio. Perché questo? Perché la normativa vigente in materia di IMU che fa cambia ogni 3x2. Se io ci metto una data fissa, quella che vale oggi, sostanzialmente può darsi che tra una settimana non valga più. Quindi semplicemente si recepisce la norma in una maniera un po' flessibile, sostanzialmente per non legarci le mani, considerando il fatto che appunto in materia di IMU la situazione è molto fluida, è molto flessibile. Una cosa importante che deve essere sottolineata è il fatto che per avere la possibilità di applicare l'agevolazione per le case concesse in uso gratuito non è necessario, il nostro regolamento non prevede la necessità del contratto registrato, quindi basta una dichiarazione formulata su apposito modello predisposto dagli uffici comunali che una volta sostanzialmente approvata la delibera verrà messo a disposizione sul nostro sito internet, nel quale insomma chi fa la richiesta deve presentare tutta una serie di dati, quindi che il nucleo familiare è distinto, deve indicare la residenza, deve indicare insomma le caratteristiche dell'immobile, eccetera. Questo perché? Perché sostanzialmente andare a registrare un contratto di comodato d'uso ha un costo quantificato grosso modo intorno ai 250 euro e siccome sostanzialmente la normativa è fluida in questo momento, può darsi che le cose cambino, io magari faccio spendere 200-300 euro a qualcuno e dopo un mese insomma magari viene a livello nazionale, diciamo così, tolta la possibilità di dare l'agevolazione alle case in uso gratuito, non lo so, punto di domanda. Quindi per semplificare, per non gravare ulteriormente di un'ulteriore spesa, insomma le persone che possono usufruire di questa agevolazione, si è predisposto un modello, naturalmente un modello che deve essere riempito con la responsabilità che se si dichiara il falso, insomma, si va incontro a sanzioni anche di tipo penale sostanzialmente e con la possibilità da parte dell'ente di fare tutti i controlli incrociati del caso, perché noi come comune abbiamo, diciamo così, la banca dati dell'anagrafe e a fini IMU è quella che conta per poter andare a fare i controlli, perché se io dichiaro che ho un nucleo familiare separato e non è vero, io lo vedo subito, se quella dichiarazione che te mi hai fatta è vera oppure è falsa, oppure se dichiaro che hai la residenza lì e non è vero, io sono in grado insomma di vederlo subito. Quindi diciamo così, anche la possibilità di poter applicare e realizzare tutti i controlli necessari del caso è assolutamente garantita e i controlli verranno fatti, perché è doveroso farli in maniera costante. Questa è l'indicazione, insomma, che hanno ricevuto gli uffici. Angiolini. Solo per esprimere il nostro voto favorevole e per concordare con quanto detto dall'assessore Pizza, che ha recepito una serie di osservazioni che venivano dal nostro gruppo consiliare. In modo particolare la semplificazione, la non richiesta del contratto da parte delle persone che usufruiscono ad uso gratuito l'abitazione e poi anche il tasso agevolato per le parrocchie che seguono il canone concordato. Grazie. Ceccarelli. Rileviamo positivamente il provvedimento, anche l'aspetto che ha precisato l'assessore, che era stato sollecitato anche dal nostro gruppo, che riguarda appunto come si attesta che un'abitazione ha diritto di usufruire di questo trattamento in qualche maniera, fra virgolette, agevolato, cioè lo 0,76 per mille le case incomodato, perché ad esempio è un aspetto importante, perché comuni limitrofi richiedono un contratto e quindi un atto pubblico che ha un costo insomma abbastanza rilevante, forse il primo anno compensa, no, il risparmio che si va a ottenere con lo sconto sull'aliquota dell'IMU e quindi va nella direzione della semplificazione, va nella direzione di rendere le cose semplici, è un aspetto collaterale ma importante da sottolineare anche proprio per chiarirlo ai cittadini e anche con soddisfazione in rapporto al trattamento molto più sfavorevole in questo caso applicato in comuni limitrofi, che rende il tutto più meno conveniente e più farraginoso.
Certo, poi sulla materia IMU ci sarebbe da parlare molto, insomma, no? Perché l'equità se ne è fatta un pezzetto, no? Quindi sulle case incomodato mi sembra doveroso, però ci sarebbe da dire tante altre cose. Mi sento di dire andiamoci cauti, è un invito anche all'assessore, anche non stasera, no? Anche in futuro, cioè quando parliamo di IMU e quando facciamo delle affermazioni su questa imposta, vediamoci, ci sono ripensamenti anche a livello nazionale, ci sono appunto prese di coscienza della difficoltà e dell'iniquità, no? Che a volte o spesso, purtroppo troppo spesso, ha dato luogo l'applicazione di questa imposta e che è vista sempre più come una cosa straordinaria, applicata in un momento straordinario di estrema crisi finanziaria proprio per evitare che l'Italia sprofondasse nel baratro. Quindi, cioè, ecco, in questo senso, con queste considerazioni che invitiamo a far proprie, diciamo, dall'Assemblea, noi votiamo favorevole perché indubbiamente è un provvedimento che fa un po' più equità rispetto a quello che era previsto nel previgente regolamento, anche con la presa d'atto positiva dell'aspetto inerente alla semplificazione e anche il risparmio, perché no? Perché un atto di autocertificazione come quello che sarà richiesto per attestare, no, il requisito dell'abitazione concessa in comodato praticamente non costa niente, richiede solo un'assunzione di responsabilità che mi pare doverosa però da parte dell'istante. Quindi voto favorevole da parte del gruppo UDC. Ceccarelli, dicevo una cosa, con questa delibera qui praticamente si risponde, va incontro anche alla mozione che tu hai presentato a suo tempo? Solo un sì o un no, non voglio entrare nel merito, però mi sembra che... Va bene, allora Raffanti. No, io... Brevissimamente, ottima scelta, mi sembra che è doveroso dirlo, visto che io sono sempre anche uno di quelli un pochino sempre, no? Quindi quando si va in certe direzioni, perfetto. L'ultima cosa, visto che l'assessora, assessora, no? Si dice, ha detto che i controlli, eccetera, e ho sentito che magari certi comuni si stanno sempre più preparando anche a fare queste controlli sia a catasto, sia per vedere i fabbricati, che condizioni, le classificazioni. Ecco, io penserei già che il nuovo comune deve lavorare anche in questa maniera, no? Non essere un comune che ammazza le persone, però una giustizia anche nell'applicazione delle tasse, eccetera. Grazie. Comunque, va bene. Assessore Pizza, per le risposte, per la chiusura. Allora, questa pratica, insomma, conclude, diciamo così, dal punto di vista operativo e proprio di applicazione pratica il percorso che questo Consiglio Comunale ha iniziato quando, insomma, appunto iniziato a parlare della problematica relativa all'IMU. Quindi è un atto dovuto, senza questo non si applica nulla di quello che abbiamo deciso. Poi avete visto, no, la legislazione nazionale fa delle cose assurde, perché a un certo punto ci ha detto sostanzialmente che la prima rata si deve pagare con le aliquote precedenti, nonostante che i comuni avessero deliberato quello che noi abbiamo deliberato in tempo. Quindi quando io dico che la faccenda dell'IMU è una faccenda veramente che è fluida, nella quale ci si capisce poco, anche perché cambia, e anche perché non se ne è ancora capito a livello nazionale dove si vuole andare a parare. È per questo che dobbiamo cercare di costruire gli atti in una maniera intelligente, dico io, cioè che siano flessibili in qualche modo e che siano, come dire, che se non la burocrazia di cui si è parlato prima, poi ci ingessa veramente, e tutto questo si traduce sostanzialmente in disservizio nei confronti dei cittadini. Per quanto riguarda i controlli, io penso che siano un dovere da parte dell'amministrazione, perché si deve aiutare chi deve essere aiutato, si deve incentivare le buone pratiche a tutti i livelli, a livelli, diciamo così, anche dell'industria, come abbiamo parlato, delle attività produttive, come abbiamo parlato, insomma, in questo consiglio, però al tempo stesso dobbiamo esigere, proprio in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, insomma, un senso di responsabilità che se uno non ce l'ha per conto proprio, insomma, deve imparare
ad averlo, deve imparare a maturarlo. Questo è uno dei compiti, secondo me, che l'istituzione pubblica, insomma, di cui l'istituzione pubblica si deve fare carico. Passiamo allora alla votazione. Chi è fuori, se vogliono partecipare alla votazione, dategli una voce. Poi, tanto che si aspetta che rientrino gli altri, io farei questa proposta. La mozione la lasciamo lì, va bene Ceccarelli, ma mi è giunta voce che sulla prossima settimana abbiamo un po' di vari problemi. Allora io vi farei questa proposta. Passiamo alla votazione che anche di un'altra delibera che sarebbe urgente e sulla quale mi sembra che tutti erano d'accordo, che è la donazione del terreno, dell'appezzamento di terreno. Siccome è una cosa molto veloce, così ci togliamo il problema e poi ci riaggiorniamo successivamente. Te la spiegano brevemente, vedrai, fidati, non c'è problema. Passiamo alla votazione, passiamo alla votazione. Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale numero 6 del 2/2/2012 e modificato con delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 27 settembre 2012. Favorevoli? Unanimità. Quindi nessun contrario, nessun astenuto. Immediata esecutività, favorevoli, solita votazione unanime. Prima di passare a quella delibera lì, velocemente, approvazione verbali, sedute consiliari relative al periodo gennaio-marzo 2013. Favorevoli? Unanimità. È un mucchio che è segnato, quindi chi voleva se l'è letto e confido che ve lo siate letto tutti. Passo adesso la parola all'assessore Pizza per l'illustrazione della proposta di delibera donazione di un appezzamento di terreno sito in frazione di Coselli, via di Malavolta, in prossimità della chiesa parrocchiale da parte dei signori Francesconi GCE e Francesconi A. Accettazione. Sì, questa è un atto, una delibera che insomma è iscritta all'ordine del giorno già da diverso tempo, insomma già da qualche mese. Si tratta sostanzialmente di una intenzione di donazione, diciamo così, da parte di questi due signori, insomma, di cui Silvana ha letto i nomi. Si tratta sostanzialmente di un appezzamento di terreno che si trova accanto alla chiesa di Coselli, di circa 2000 metri quadrati, e questi signori vorrebbero donarlo, diciamo così, al comune, perché il comune possa insomma adibire quell'area a servizio pubblico. Non danno delle indicazioni precise, per dire ci voglio, che ne so, il parcheggio, ci voglio questo, ci voglio quell'altro, semplicemente la vorrebbero mettere a disposizione insomma del comune perché possa diventare un'area usufruita dalla gente sostanzialmente di Coselli. Quindi anche da parte nostra potrebbe iniziare, io dico anche a livello di consiglio comunale, un percorso, no, di condivisione su che cosa potremmo andare a realizzare in quella zona una volta che insomma diamo il via a questa donazione. L'idea ce ne possono essere tante, ci può essere uno spazio insomma di svago, un parco giochi piuttosto che qualcos'altro, e quindi il consiglio comunale che si fa carico insomma di un percorso condiviso per rendere fruibile a tutti insomma quella parte di terreno che oggi non è effettivamente fruibile da tutti. Quindi io penso che sia un atto che insomma dovrebbe trovare il consenso tranquillo da parte dell'assemblea consiliare. Angelini. No, aspetta, ho sbagliato. Amadei. Grazie Presidente. Allora, penso che questa sia sicuramente una cosa da encomiabile, da tenere presente, perché tutto sommato la frazione di Coselli è anche abbastanza stretta tra le due colline e quindi non abbia spazio a sufficienza per fare invece spazi ricreativi. Poi appunto per vedere la destinazione avremo modo, però così primo impatto viene subito da pensare a un parco giochi, visto cos'era venuto fuori anche dal bilancio partecipativo.
questa richiesta da parte dei cittadini di creare dei punti di ritrovo, di aggregazione, e quindi non vedo altro che positivamente questa concessione che ci viene fatta da privati per invece poi svolgerci attività pubbliche, e quindi non credo che ci sia da parte di nessuno l'intenzione di non votarlo favorevolmente. Paradisi. No. Parlavi te? Cioè, in commissione, no, commissione votò favorevole, io non mi ricordo come votò la Frediani, però mi sembra favorevole anche la Frediani. Perché praticamente lì c'era solo all'inizio un problema, che quando questo qui donava diceva che voleva, mi sembra, il muro, la recinzione particolare, voleva... Paradisi, scusa un attimo, commissione è stato votato, era presente Masini, Orsi, Giampaoli e Paradisi, è stato votato favorevoli. Frediani era assente, però, ripeto, l'opposizione Masini ha votato favorevole. Frediani forse, perché infatti non mi ricordavo chi dei due. Sì, si è fatto da un po' di tempo. Sì. Insomma, c'era solo un problema che voleva tipo una recinzione particolare, e allora gli uffici non potevano garantire che la donazione con questo muro, con queste spese, che sennò era un muro vecchissimo, insomma ci voleva più soldi a fare il muro che a fare il parco. Però ripresentata non hanno neanche dato la destinazione precisa per cui, cioè, io ti dono il terreno e te mi ci fai questa cosa. Hanno lasciato proprio ampio margine per a sentire, insomma, come ci ha detto, per il discorso di suo padre, insomma, che era suo padre che lo voleva donare, per non fare, insomma, tolto a suo padre, insomma, prendetevi il terreno, poi fateci, decidete, ma fateci qualcosa come voleva nostro padre. Questo è stato in sostanza, levandoci recinzioni, levandoci vincoli che se no sarebbero stati troppo onerosi. Quindi è proprio stata una donazione, ora facciamoci qualche cosa, però ecco, insomma, la sostanza era quella. Giampaoli. No, niente, giustamente Paradisi ha riportato quello che è passato in commissione. L'unico problema che il tecnico aveva detto era stata appunto questa cosa qui, che i proprietari vincolavano, diciamo, la donazione del terreno a rifare la recinzione. Sì, appunto. E loro poi hanno accettato le nostre cose, perché effettivamente i muri che ci sono nella zona di Coselli sono tutti muri in pietra, e rifare opere del genere per un terreno abbastanza vasto era, diciamo, abbastanza oneroso. In pratica quello che ha detto il Paradisi risulta quello che è emerso in commissione. Ceccarelli. Ma brevemente, per due considerazioni. Quando si tratta di una donazione, no? Qualcuno pensa, dice, a caval donato non si guarda in bocca, e quindi va bene, in linea di massima è così, però ecco, si tratta della piena proprietà, tranquilla, cioè non è che è stato verificato, perché a volte una donazione, qual è il dubbio di chi non conosce la pratica, no? Dice, ci fosse, che so, un'ipoteca, ecco, vabbè, comunque a prescindere che è stato donato, non è che perché... Anche perché i nobili spesso sono decaduti, i grandi, no? Quindi non sono quel caso lì. Però dicevo, ecco, che si tratti della piena proprietà, libera da gravami, servitù, e quindi il comune acquisisce. No, domando perché io non ho partecipato, e anche la consigliera che è rappresentante dell'UDC non ha partecipato alla pratica. E poi vi assicuro che tutti questi aspetti spesso, anche quando si danno per scontati, salta fuori qualcosa. Comunque è controllato, quindi io invito in questo senso. E poi chiaramente, insomma, le condizioni si possono anche accettare o meno, ma è bene che sia esplicitata. In questo caso mi sembra che l'aspetto delle condizioni siano venute meno, e quindi sia una vendita incondizionata, e io chiedo conferma, sia una proprietà libera da qualsiasi vincolo, gravame, servitù, e quindi piena proprietà che passa al comune. Chiedo conferma all'assessore. In questo caso votiamo favorevole. Chiaramente, con l'invito a procedere all'utilizzazione pubblica poi dello spazio relativo. Se non, Ceccarelli, scusa, puoi spegnere.
donazione senza nessun gravame e senza nessun vincolo, come è scritto nella lettera autografa e firmata dal professor Francesconi, si tratta del professor Francesconi, ex primario di chirurgia, e di sua sorella, già in veneranda età, che avevano ricevuto questa eredità da sua nonna, Conte Bernardini, no, e che dona al comune questo terreno per uso, c'è scritto, per la comunità di Coselli. È accanto alla chiesa di Coselli, sulla strada comunale, c'è una vigna abbandonata, è dentro la villa, è dentro il recinto della sua villa. Questi 2000 metri li vuole donare al paese perché il paese ci faccia, poi ce lo farà il comune chiaramente, non è che ce lo farà il paese, quello che serve. Lì ho visto anche ieri sera, c'erano, nonostante che sia un paesino piccolo, una decina di bimbini che giocavano a pallone sul piazzale asfaltato. Se io penso, magari facciamo una convenzione con i donatori di sangue, glielo diamo in gestione, che non ci costi magari neanche nulla anche per la manutenzione. Una cosa di questo tipo, è una persona, io credo ce ne fossero persone che donano libero da, chiaramente, da, quello comunque ha detto bene lei, lo verifica l'ufficio, ma io ti ho detto anche da come proviene, da dove proviene, viene da questa eredità della nonna, perché non la volle dare alla figlia, perché la figlia aveva sposato un repubblicano, che è stato consigliere comunale per 15 anni a Capannori. E un benefattore, perché era un ottorino laringoiata che quando i figlioli dei contadini gli portava bimbi a visitare non gli prendeva niente, dice vai, va a casa. Ma c'è sempre un dirigente di dietro che risponde di ciò che firma. Io passerei serenamente alla votazione. Penso che possiamo star sereni, perché non è nelle nostre responsabilità se il dirigente ha delle sviste o fa qualche cosa non correttamente. Ceccarelli, se tu vuoi dare un'occhiata, ti invito a venire qui. Io lo chiedo alla dottoressa Cruso, così siamo ancora più tutelati. Dottoressa Cruso, invito consiglieri per cortesia a sedersi. Dottoressa Cruso, le passo la parola in risposta a Ceccarelli. Nulla si dice in merito a gravami, per cui presumo non ce ne siano. Passiamo allora alla votazione, nella considerazione che tutto sia stato ben evidenziato e controllato. Favorevoli? Unanimità. Nessun contrario, nessun astenuto. Immediata esecutività. Favorevoli? Solita votazione unanime. La seduta è finita. Buona serata.